buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti. Ci ritroviamo puntuali 19.45 nell'orario consueto, poi mercoledì nuovo turno infrasettimanale, si tornerà di nuovo in campo, giocheranno Eccellenza e Promozione per la Serie D, invece regolarmente in campo domenica prossima. Oggi intanto in Serie D ha vinto solo il Tiferno, pare per il Cannara, sconfitte per Trestina e Foligno. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, l'Orbetana non si ferma più, 8 su 8 record nella Serie A regionale, mai una squadra aveva vinto le prime 8 di campionato. Dietro c'è la Narnese che prova a tenere il passo vincendo 2-1 a Castiglione dell'Aro. Nel girone A di promozione comanda Tavernelle, che spugna anche Città della Pieve, subito dietro c'è il Ventinella, e mercoledì ci sarà proprio lo scontro tra Tavernelle e Ventinella. Nel girone B una capolista solo al comando è la C4. Stasera parleremo con i nostri ospiti, polemico in campo come anche fuori dal campo, in studio chi Felice Gesuele, ciao Felice. Ciao. Bomber del Massa Martana, che abbiamo scoperto è Gesuele dipendente, perché oggi senza Gesuele è arrivata la sconfitta a guai. No dai, no, non c'è stata presunzione di che ci sarà dipendente. Senti, è subito polemico perché guardavi la sigla e dice manca il mio gol in rovesciata, giusto? Giusto. Ok, quindi già ti sei beccato un cartellino giallo dopo 2 minuti. Da casa scriveteci 347-974-8563. C'è un giocatore che in campo non ha litigato con Gesuele? Questa è la domanda che vi facciamo a casa. Guardate invece come se la ride al tuo fianco Gianluca Gambini, direttore sportivo della Narnese. Ciao Gianluca. Ciao Nicola, buonasera. Te la ridi perché oggi è arrivata una vittoria fondamentale. Beh, una vittoria sicuramente importante, però insomma siamo all'ottavo solo di campionato, quindi tempo c'è. 8 giornate, Marco Sabatini, voglio sentire, ma ancora difficoltà nel conteggiare le partite, anche oggi è riuscito a sbagliare nell'intervista. Verrebbe da dire anche oggi ho sbagliato, poi se lo sentirai. Per fortuna la Narnese ha vinto, perché altrimenti questa Orbetana chi la raggiunge più? Allora sai come si fa così? Allora è un po' rammaricato Giuliano Cioci, che andiamo a salutare. Ciao Giuliano. Ciao, sono ancora, buonasera a te. Perché rammaricato? Perché uno come lui, che ha segnato 362 gol in carriera, tutti i record dell'Eccellenza, ti metti a fare il direttore sportivo, arriva una banda di ragazzi e batte un po', ti batte tutti i record, perché 8 vittorie di fila non l'aveva mai fatto nessuno. No, nemmeno io da giocatore quando giocavo, non l'ho mai fatto. Senti, l'invito per te anche perché qualche domenica fa si è preso un po' tutti i meriti a Barra Cipretti, no? Direttore generale di questa Orbetana. Invece, chi l'ha costruita questa squadra? Diciamo le cose come stanno. Ma no, guarda, non è successo questo. Quando Alvaro è stato giocato il Vieto, io sono stato molto molto contento, perché comunque per me era un'esperienza che avevo iniziato l'anno scorso, poi si è interrotta con il Covid e quindi non posso dire se è andata bene o male. Comunque l'anno scorso avevamo destino, secondo me è una buona squadra, poi vabbè, si è speso tutto. Quando quest'anno c'è Alvaro, è venuto dall'Orvedana, innanzitutto lui ha voluto fortemente la mia comunque riconferma, permanenza, ma anche lo stesso presidente. Con Alvaro c'è un rapporto un po' speciale, sono stato il suo giocatore, cioè, negli anni siamo stati sempre in contatto, diciamo, è un po' un altro fratello, c'è un rapporto veramente speciale, quindi è chiaro che sono molto contento di stare con lui, perché comunque diciamo, è una persona che ha tanti anni di esperienza, vicino a lui si può solo che imparare, quindi no, l'abbiamo fatta, allora sono sincero, allora lui quando è arrivato non è che conosceva il giocatore dell'anno scorso, quindi io ho detto quelli che secondo me ritenevo opportuno per la rosa, e poi lui chiaramente ha molte conoscenze, sicuramente più di me in questo momento, ma è normale, lo fa da 40 anni, io lo faccio magari da un anno, quindi e poi diciamo con i nuovi l'ha preso quasi tutti lui, sono sincero, non è che... Poi parliamo anche di Ciccone, sì. Entriamo dentro anche sul mister, infatti massacreremo anche un po' su questo. Mercoledì però c'è Orvietana Narnese, che fate, lo chiudete questo campionato oppure no? Vabbè, chiude a prescindere dalla partita come andrà, non è che si chiude mercoledì, secondo me il campionato è molto lungo. E... è venuto anche un colpo di tosse da Luca Gambini, quando il campionato lo chiudete, vedi? Chiaramente è una partita importante per tutte e due, ma non per la vittoria del campionato, perché mi sembra un po' prematuro, però sicuramente dà una grande spinta, perché magari ecco, noi mettere l'Arnese a 9 punti, non dico che, però comunque è una cosa, e per loro comunque se vincendo lo scontro diretto
Io sono sincero, gli scontri diretti ve li dico sempre, cioè l'importante è non perderli, perché comunque quando sei avanti mantieni la classifica, la tieni a distanza, però sarà sicuramente una bella partita e poi giustamente, come deve essere nel calcio, devi vincere il migliore. Se conosco un po' Gianfranco Ciccone, ti sta insultando dalla TV della serie, ma cosa dice? No, ragazzi, bisogna motivarli, tu dici due risultati su tre. Sai Giuliano come avresti dovuto fare tu? Come Pippo Petterini, che andiamo a salutare. Buonasera a tutti, come sarebbe? Cioè, direttore sportivo della C4, ti definisco così? No. Cioè, definisci il lavoro. Allora, ha iniziato la stagione giocando, amichevole con la Fiorentina, amichevole di Russo, gioca al centro della difesa, allora tutti dicono che allora Pippo non ha peso gli scarpinati, ma gioca. Poi da lì invece... Lì tutto bello, il campo perfetto, i palloni perfetti, tutto sembra di scegliere gioco. Dopo a giocare i campi, no. Senti, quanti giorni per prenderti dopo l'amichevole? È stato durissimo. Tre giorni, ma sul serio, prima è la verità, sono stato tre giorni perché ho diversi problemi. Senti, sei andato al padel allora, vero? Insieme a Perusa, a Torino. Ah sì, con Maurizio Perusa. Cazzo. Giuliano Cioci gioca a padel? No, no, è solo dal pancio. Dal pancio professionista. Professionista. Gianluca Felice, giocate a padel? Io ho giocato nel periodo che sono sotto pandemia. Hai iniziato anche giocando a padel oppure no? Io ho tutto il tempo. Mi hai tirato qualche assetta giocando a padel. Tu Gianluca invece? Sì, sì, qualche partita l'abbiamo fatta. Te la cavi, eh? Allora vediamo un po'. Entriamo dentro allora con risultati e classifiche. Poi faremo parlare come di consueto i gol. Partiamo dalla serie D. Oggi si è giocata la quarta giornata, una domenica, no, abbiamo detto insomma per le Umbre, l'unica formazione ad aver vinto è il Tiferno, che è andata a espugnare Pomezia. Canara Pianese 0-0, Cascina Scandicci 0-0, Flaminia Poggi Ponzi 1-2, Gavorano Foligno 3-0, Badesse Proligorno 1-0, Monte Spaccato San Giulio 2-2, Rieti Arezzo 1-3, Trestina San Leonardo Tavanelle 1-2, Unipomezia Tiferno 0-1. La classifica: al comando c'è l'Arezzo con 10 punti, ma il San Renato Tavanelli a 9 è una gara da recuperare. Si deve giocare nel secondo tempo di San Renato Tavanelli e Rieti, mercoledì verrà recuperato, primo tempo che si è chiuso sul 3-1 in favore del San Renato. Follano anche a Gavorano 9 punti, Monte Spaccato Pianese 8, Scandicci Poggi Ponzi 7, Tiferno 6, Badesse 5, Trestina Canara, Pro Livorno, Rieti 4, Cascina 3, San Giovanese 2, chiudono Flaminia, Foligno, Unipomezia con un punto. Poi parleremo della situazione Foligno. Eccellenza, questa è giocata invece l'ottava giornata. Angelana San Sepolcro 1-2, Branca Ducato 1-0, Castel del Piano Olimpia Tiros 1-0, Castiglione del Lago Narmese 1-2, Elera Nestor 1-0, Gualdo Massamartana 1-0, Lama Subasio 4-0, Monte Valdesce Pivastia 4-2, San Sisto Orvietana 0-1. Al comando c'è l'Orvietana dei record, 8 su 8, 24 punti in 8 giornate. Segue la Narmese a quota 18, Branca, Lama, Castiglione del Lago, Gualdo Casacastalla 14, Monte Valdesce Massamartana 13, San Sepolcro 12, Bastia 11, Castel del Piano Elera 10, Ducato 8, San Sisto 7, Fortitudo Assisi su base 6, Olimpia Tiros 5, Angelana 4, chiude la Nestor con 3 punti. Girone A di promozione. Qui siamo invece alla sesta giornata, come detto mercoledì, torna infrasettimanale anche in promozione. Arna, FC Castello 0-1, Grifo Gigillo, Tiberi Smacchi 1-5, Piccione Casa del Diavolo 1-2, Pier Antonio Cercinardi 3-2, Pievese Tavernelle 1-2, Pietralunghese Mantignana 3-2, Pontevecchio Marra 0-1, San Marco Juventina Magione 1-0, Ventinella Montone 1-0. Al comando qui c'è il Tavernelle che ha battuto 2-1 la Pievese, poi ci vedremo il filmato con 16 punti, Ventinella 14, Pier Antonio 11, Marra e Pontevecchio 10, Secinati di Casa del Diavolo 9, Mantignana e Magione Pievese 8, FC Castello, Pietralunghese, San Marco Juventina, Tiber Smacchia 7, Montone, Grifo Sigillo 6, Piccione 4, chiude l'Arna con 3 punti. Girone B di promozione. AMC 98, Guardea 0-1, Atletico Bastia Romeo Menti 0-0, Clitunno Superga 48 0-0, C4 Amerina 5-2, Giulia Spello Pedrignano 3-3, Montefranco Viole 2-1, San Venanzo Campitello 1-1, Todi Montecastello Vivio 3-1, Vispoligno Terni Est 1-0. La classifica in testa in solitaria c'è la C4 di Pippo Petterini con 16 punti, Terni Est e Guardea 12, San Venanzo Vispoligno Clitunno 11, Campitello 10, Romeo Menti, Giulia Spello 8, Viole Amerina Todi 7, Superga 48 6, Atletico Bastia 5, Pedrignano, Montefranco, Monte Castello, Vive, MC 98 chiudono con 4 punti.
ci guarderemo tutti i servizi delle Umbre di Serie D, quattro servizi, poi ampio spazio anche alla promozione, girone B con C4 a Merina, quattro gare del girone A, tutti i riflessi filmati dell'eccellenza, una puntata tutta da seguire. Iniziamo dall'anticipo di ieri, dall'eccellenza, poi andremo a Nari, iniziamo però da San Sisto, a seguire poi scenderemo in promozione, ci guarderemo la C4, poi torneremo di nuovo in eccellenza. Adesso però, dando in ordine di classifica, iniziamo con la vittoria dell'Orvietana, come detto l'ottava in altrettante partite. San Sisto 0, Orvietana 1, la partita ce la racconta Marco Gubino con riprese e montaggio di Gabriele Pelliccia. Gruppo Biagioli, inizia lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Tarlo 6, Orvieto, telefono 0763-340784. Fatica, ma vince ancora l'Orvietana contro un Sassista che ha tenuto botta la capolista, facendo venire fuori una partita divertente e ricca di occasioni. Giacchetti ormai operano di Medini, opta per un 4-3-3 con De Marco, Trepali, Scarabatto, Stella, Tacucci, Ferrucci in difesa, Cervini, Benda, Salvucci in mediana, il trio di Senai, Russo, Del Prete in attacco. Ciccone invece non ha disponibile, fa per due, squalificato, e sceglie Frola in porta, Lanzi, Proietti, Guinazzu e Flavioni nel reparto arretrato, Di Patrizi, Greco e Guazzaroni al centrocampo e Bragaletti, Sciacca, Keita davanti. Prima emozione al 14esimo quando Guazzaroni vince un rimpallo sulla tre quarti, la palla arriva a Bragaletti sulla destra, cross al centro dove Keita riesce ad arrivare di testa ma senza imprimere la direzione giusta per centrare i pali. La risposta dei padroni di casa al 19esimo, Salvucci trova lo spazio giusto per rendersi pericoloso, vede Russo sotto porta, ma il compagno non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone. Una grande occasione per il San Sisto questa. Insistono i padroni di casa, due minuti dopo con un'altra incursione di Del Prete che corre via veloce, palla a Salvucci sul quale salva tutto Lanzi. La gara è gradevole, sebbene disturbata da un forte vento, al 24esimo sfiora il gol anche l'Orvietana quando recupera palla a Bracaletti che libera Sciacca e il San Sisto si va a trovare scoperto alla sua sinistra dove rompe Proietti che spara però sull'esterno della rete. La gara si decide al 41esimo su un intervento maldestro di Fiorucci su Sciacca che vale il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Bracaletti che porta avanti i suoi. Il primo tempo termina quindi con l'Orvietana in vantaggio 1-0. La gara resta aperta anche in avvio di ripresa, al decimo è sempre Del Prete protagonista tra i padroni di casa, il numero 11 costringe alla parata Frola dalla distanza. Entrano Marcaccioli e Siena per i Senai e Fiorucci nel San Sisto, Codigno e Vicaroli per Guazzaroni e Keita nell'Orvietana, ma a 10 dal termine arriva il doppio giallo per il neo entrato Marcaccioli per questo intervento in attacco su Proietti che causano poche proteste tra i padroni di casa. Malgrado l'inferiorità numerica però il San Sisto non demorde, al 42esimo trova la più grande occasione di tutta la partita con Salvucci servito sul filo del fuorigioco, ma il suo diagonale sull'uscita di Frola finisce incredibilmente a lato, quanto basta all'Orvietana per continuare a correre senza freno. Ma sinceramente se le decisioni arbitrali è meglio glissare, perché non voglio prendere magari in combe qualche squalifica. Purtroppo secondo me c'è avuto una giornata non felice, come può succedere ai giocatori. Alla mia squadra devo fare i suoi complimenti, perché sapevamo che affrontavamo una squadra che tuttora è a punteggio pieno, l'abbiamo affrontata con grande determinazione. Non abbiamo subito che un solo tiro in porta, perché Iuri non ha fatto una sola parata e purtroppo non siamo riusciti, siamo rimasti con un pugno di mosche sulle mani. Ci sta, purtroppo, ma chiaramente siamo molto rammaricati. Questa è la partita più difficile secondo me, la partita che temevamo sicuramente più di tutte, perché comunque il San Sisto è una squadra esperta, ben messa in campo, un allenatore espertissimo, quindi sapevo che dovevamo affrontare una partita difficilissima. I ragazzi hanno lavorato bene tutta la settimana sapendo che era un campo difficile, perché i rimbalzi sono diversi in confronto a un campo d'erba, è tutto diverso, è più veloce. Siamo stati bravi, siamo stati squadra a soffrire quando dovevamo soffrire e ad attaccare quando dovevamo attaccare. Abbiamo fatto gol su un rigore che secondo me c'era,
non so se gli altri dicevano, ma c'era proprio 100%, e poi siamo stati bravi a tenere il risultato fino alla fine. È stata dura, però l'importante erano i tre punti oggi. Credo che sia poco da dire, insomma, Sansisto che contesta la seconda ammonizione di Marcaccioli. Al di là di questo, ti è piaciuto Giuliano parecchio del prete? Molto, certo, non lo conoscevo, è un giocatore che bravo, molto bravo, sento un 2001, un giocatore di prospettiva, insomma. Senti, a un momento voglio sapere perché non ti spogli, so che hai promesso al gruppo addirittura la prima vittoria, mi è stato detto che ti saresti spogliato, ti saresti allenato con loro. Però adesso succede questo, lo farò, però siccome io quando lo fai la prima sconfitta nello pareggio, quando lo fai la prima vittoria, no, esatto, lo farò la prima pareggio sconfitta, perché dico dai raga, mi raccomando, se vicino domenica martedì mi spogli. Ma che spogli? Dai, se vinciamo martedì mi spogli, quindi è diventata una cosa così, quindi finché vinciamo non mi spogli, poi quando c'era magari che si pareggia e si mette, lo farò. A quel punto ci spogli anche Ciccone, e io non ho su pensare quante botte potrei prendere in allenamento. A quel punto non vorrei essere al tuo posto. Ti arrivano saluti da Paolo, un saluto a Bomber, cioè ancora ti ricordano come Bomber. Adesso sai che facciamo? Ci andiamo a vedere l'Arnese, perché mercoledì, eccolo, è dietro l'angolo. L'Arnese che oggi ha battuto 2-1 il Castiglione del Lago, è lì a meno 6 della Torpietana. Vediamo come è arrivata questa vittoria. Vittoria di file, resta meno 6 da Loretana capolista alla vigilia dello scontro diretto, nonostante le assenze di Silveri, Tancini, Quanda, Merraggi, Rossolo battono 2-1 un Castiglione del Lago privo di Gabriele della difesa titolare. Una gara decisa di fatto nei primi 8 minuti, 90 secondi e Zarge e Giomoni inventandosi questa perla che vale l'1-0 Rossolo. Altri 6 minuti e ci pensa Bagnato a capitalizzare nel migliore dei modi l'assist di Rocchi. L'Arnese subito sul 2-0 e Castiglione del Lago schierato inizialmente da Vicarelli con un 3-5-2, Corrossi in porta, Baldoni, Lignani, Meoni in difesa, Patrignani, Micio, Galeotti, Pellice, Silvestre, Mediana con Bianconi, Braccalenti in avanti, passa da 4-3-3. Patrignani ha subito la palla per accorciare le distanze e il suo destro meriterebbe miglior sorte. Al 14esimo poi Braccalenti chiede un penalty ma Trotta di Foligno lascia correre. Dopo 20 minuti Sabatini deve abbassare Grifoni sulla linea dei difensori per l'infortunio di Gaggiotti. Dentro Sissone nella 4-2-3-1 rosso-blu che vede Unzi fra i pali. Niccolò Grifoni, Ponte, Annibali e Pinzani nel reparto arretrato, Petrini e Core centrocampo con Sissoko, Bagnato e Zara alle spalle dei Rocchi. Il Castiglione del Lago prima dell'intervallo due buone occasioni, ma al 33esimo Braccalenti non riesce a girare sull'assist di Micio e 3 minuti più tardi c'è Cunzi a metterla in angolo. Rientro nella ripresa, i padroni di casa accorciano subito le distanze al 54esimo quando Sissoko interviene così su Bianconi. A proposito, auguri per i 30 anni dal dischetto Braccalenti non sbaglia, sesto gol in campionato, il Castiglione del Lago adesso ci crede. L'Arnese replica con l'imprendibile Zar che cerca il gol in acrobazia sul cross di Grifoni, poi via ai tocchi Galeotti o presunti tali. Si comincia al 33esimo con Silvestri che chiede l'intervento arbitrale sul tocco di Grifoni, poi tocca a Rocchi su Galeotti dall'altra parte. Quando poi Micio pesca Silvestri sul secondo palo c'è l'anticipo decisivo in calcio d'angolo, finale trilling con Meoni che gira botta sicura all'89esimo e Bagnato che salva sulla linea firmando in pratica un altro gol.
4 minuti di recupero durante i quali Neo è entrato poi spreca l'assist di Braccalenti sancendo la vittoria dell'Aranese. Ma tanto le partite vanno valutate per i 95 minuti, è chiaro che hanno una difesa inventata, quindi sappiamo che potevamo correre dei rischi, però i ragazzi poi hanno reagito, nel secondo tempo ci hanno provato a mettere il cuore oltre l'ostacolo, alla fine ci abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiarla. Sotto il profilo dell'impegno è chiaro che non posso chiedere di più ai ragazzi, speriamo di recuperare qualche giocatore importante, perché specialmente lì dietro purtroppo abbiamo totalmente centrali difensivi assenti, quindi una difesa inventata poteva correre qualche rischio. Una bella partita contro una squadra attrezzatissima, e noi temevamo questa partita perché ci siamo arrivati un po' con l'organico basso, ma anche loro avevano parecchie detenzioni, quindi dopo ci si è incanalata bene facendo due gol, dopo aver preso il rigore è normale, loro mentalmente la cosa è cambiata e abbiamo sofferto un po' alla fine, dopo abbiamo avuto anche l'occasione di chiuderla con una traversa, però una partita vera di altri tempi. E non sono bruciate del campionato, mercoledì a Dovieto? No, sono 7 partite, quindi sono pochissime, penso solamente che ancora diciamo la prima media della salvezza a 42 punti, per il campionato se arrivano 80-90 è quasi impossibile pensare a una cosa del genere, quindi non è una partita che deciderà niente, anche perché le squadre dietro in questo momento diciamo che sono anche più attrezzate di noi. 8 partite, Marco, 8, già abbiamo 6 problemi con la matematica, erano un po' cagato, domani inizia un po' cagato, prima delle per la ripetizione di matematica, assolutamente. Però nella Aranese Rocco oggi è stata Castiglione del Lago, come l'avrebbe voluta Marco Sabatini, che vediamo in questa veste, grazie a Roberto Frassievi in regia, so che è tutto pronto, eccolo qua. Marco Sabatini ci ha iniziato sul suo profilo Facebook, avete un complessino organizzato a Napoli, Gianluca? No, però possiamo sempre improvvisare, perché con battezza di questa tenuta possiamo fare tutto. Al tuo amico Andrea Bagnato che ci sta guardando invece cosa dici oggi? Gol e salvataggio di Lorena che vale un altro gol. Andrea non è un giocatore da discutere mai, per me è un amico, è un grandissimo giocatore e abbiamo sempre fatto una gran coppia quando abbiamo giocato insieme. È un po' di nostalgia, non avere visto che adesso è imparato anche a salvare con sull'aliena, una volta segnava assist ma adesso si è messo a fare anche il difensore, è un'altra categoria, più maturo e più migliore, mettiamolo così, un po' come il Pippo Petterini fine carriera. Quanti campioni hai vinto a fine carriera? Dipende quanto intendi di fine carriera. No, gli ultimi anni alla partita della Canara, quanti ne hai? Tutti ne hai. Foligno Verdì, che se siamo arrivati ho vinto, sì, proprio eccellenza, promozione, eccellenza, promozione. Ti saluto Marco Bianconi, direttore generale di Mestre della C4, che ci sta seguendo dalla Spagna. Allora sai che facciamo? Ti facciamo vedere la C4, la vittoria di Lille. Non mi stai vedendo, non c'è il campo, allora bravo. La cinquina della C4 sulla Merina, C4 capolista del girone B di promozione, fatemi ringraziare Andrea Pinchini per le riprese di montaggio da Castiglione del Lago, un ringraziamento invece per questo servizio, ci vedremo fra poco, va Alberto Mattia e Giorgio Poli. Spesso i cittadini di imprese possono trovarsi di fronte alla richiesta di un pagamento superiore a quel dovuto. Durante la nostra lunga storia abbiamo aiutato miliardi di cittadini e di imprese a risolvere contatta ufficio emergenza debiti e chiedi una consulenza gratuita. Chiama ora il numero verde gratuito. Buongiorno, sono Michele, ufficio emergenza debiti. Potete domandare la trattativa cercando di parlare l'accordo migliore. Mi ha rilato il sorriso. Non si preoccupi, lasci fare a noi. 848 20 60. Scopri quello che possiamo fare per te. Altra vittoria ricca di gol della C4 Foligno, che è l'anticipo della sesta giornata di promozione, regola Cecchini, Sportella Marini, la Merina con un pivot tecnico 5-2.
La gara sempre pensando in mano agli uomini di Cerna, che in questo più di stagione si stanno davvero dimostrando la squadra da battere. La sensazione è che la compagine fulminata stia crescendo di gara in gara, non affidandosi più solamente alle giocate individuali, ma anche acquisendo una struttura di gioco maggiormente corale. Ha ragione, i giocatori rientrano in spogliatoio dopo il 90° cantatore, la capolista se ne va, ora la palla la passa infatti agli inseguitrici. Le immagini di Giorgio Polli ci raccontano il match. C4 aggressiva sin dalle prime battute. Prima occasione al decimo, quando Straminelli sbaglia l'appoggio e serve Capitolo, che subito verticalizza per Cola, in posizione dubbia, ma è ottima l'uscita del portiere Miti. Al 23° ancora formazione Folignate, con Capitolo insidioso sulla sinistra. Sfera al centro per Fondi, che non riesce a girarsi, e fa la sponda per Tempesta, il cui tiro a giro sfiora il palo. Per il vantaggio dei padroni di casa basta aspettare poco. Al 25° infatti a colpire Fondi, che ci mette la testa su un cross di Ferreira dalla destra, con Miti non per effetto nell'intervento e la palla carambola in rete. Nemmeno il tempo di festeggiare che la Marina reagisce e al 29° trova inaspettatamente il pari. Azione personale per via centrale di Bordoni, che con un destro dei 20 metri trafigge Pallotta, che tocca ma non quanto basta per salvare, e la gara torna in parità. È però un episodio che non scalfisce le certezze della C4, che ricomincia ad attaccare nonostante comunque gli avversari non sfigurino nella prima frazione. 42° invece, altro traversone dalla sinistra, con Capitolo libero a centroaria che gira molto bene in testa, trovando la risposta ai Miti. Poi Straminelli, scivolata disperata, salva su Fondi, pronto a tapin. La stella della squadra di Bicerna si risolve un minuto dopo, quando Fattorini, sempre dalla sinistra, pennella sulla testa di Tempesta, che mette dentro il gol del 2-1. Per la Marina è un duro colpo da digerire e la via di ripresa è davvero da shock per la squadra di Trotti, che dopo appena 9 minuti si ritrova sotto per 4-1. A 7° infatti colpisce ancora Fondi, che approfitta di un delizioso tocco di tacco di Capitolo, supera il portiere e mette dentro. Capitolo mette in mezzo un pallone che filtra verso il secondo palo, con la stoppa e indirizza a sinistro, che va a gonfiare la rete nonostante il tentativo di salvataggio della difesa ospita. A questo punto la gara è fortemente indirizzata, ma la C4 non accenna a diminuire la spinta e gli ospiti vanno in sofferenza. Fattorini dal limite al 16° lascia partire un tiro di sinistro che sembra indirizzato all'incrocio, ma il palo salva la Marina, almeno per il momento, già perché il 23° arriva anche a 5-1. Cola viene pescato in profondità e si involta da solo davanti a Miti, che in qualche modo riesce a rimpallarlo. L'attaccante torna però sulla sfera in posizione di filata e dal di fondo mette al centro, dove Fondi non fallisce e realizza la sua tripletta di giornata. A questo punto la squadra di Bicerna abbassa un po' la guardia e la cosa fa arrabbiare e non poco il tecnico locale. Al 29° arriva infatti il 5-2 con Pallotta che interviene su un tiro di Mencarino con l'aiuto del Pau, ma Cigliari da due passi mette dentro la palla vagante. Potrebbe scapparci anche il 5-3, ma in un'accesissima mischia al 34° il tentativo di Lucci sbatte contro la traversa. Finisce quindi 5-2. La C4 ha fatto il suo, ora tocca agli altri. Mister, un'altra vittoria larga, ormai in questo inizio campionato, a parte la partita di Bastia, la C4 sta abituando a prestazioni vittoriose, tanti gol. Sì, sta abituando a tanti gol, però come ho detto i ragazzi non bisogna poi abituarsi così troppo, perché il cammino in questo campionato è lunghissimo, essendo un campionato di 18 squadre, non bisogna montarci la testa. Sono contentissimo e felice per questa quarta vittoria di fila, anche se ci tengo a dire che tutte queste vittorie arrivate con tutti questi gol poi non hanno mai manifestato la vera essenza della partita, perché oggi abbiamo incontrato veramente forse la squadra che ci ha messo un po' più in difficoltà in queste prime 6 partite, quindi faccio i complimenti alla Marina. Eravamo partiti abbastanza bene, abbiamo tenuto, poi loro sono bravi, hanno fatto il 2-1 e da lì si è vista, sono usciti fuori, anche se comunque sia il primo tempo non abbiamo, diciamo, sfigurato, siamo andati abbastanza bene. Subito mercoledì c'è un'altra partita, quindi il vostro percorso può lasciarsi alle spalle subito questa sconfitta, che magari era pronosticabile, ma comunque avete cercato tutti i modi di opporvi contro quella che a vostro avviso può essere la favorita. Sì, sicuramente è una squadra molto organizzata, sì, è la favorita, sono forti, sono bravi. La domanda che tutti si fanno, Pippo, è una, al di là del risultato, è come faceva il tecnico Bicerna a starsene in camicia, considerando che era un freddo bambino, vento tagliente.
porto di qualsiasi cosa. Quindi la prova del 9 mercoledì. Quindi fino al venerdì voi sapete già che state senza allenatore, perché poi mercoledì giochiamo la sera, quindi è ancora più ancora peggio, insomma. Quindi la camicia abbiamo scoperto un po' alla farsi, insomma. Bravo. Finché vince, quindi mette la stessa, non si lava. Ma era anche questa, quindi tra poi la camicia cambia colore, è grigia, fine stagione, se continuate così diventa nera. Una C4 che deve guardarsi da? Io tanti, diciamo, queste categorie ho avuto la fortuna, il privilegio di farle magari l'eccellenza funzionale, con magari una squadra, tra virgolette, favorita, comunque sia una di quelle, per poter canarla su tutte, no? Beh, anche per essere un foglio di eccellenza. Quindi in tante situazioni io guarderei in casa nostra, non andrei a guardare magari tanto all'avversario, che poi giustamente sono attrezzatissimi, vanno rispettati da la prossima partita fino all'ultima che affronteremo, però io credo che essere consapevoli della propria forza e il rispetto, ripeto, l'avversario ci va sempre tenuto, però poi dopo guardiamo in casa nostra, che penso che convenga piuttosto che andare a guardare quella piuttosto che quell'altra. Prossima partita è il Campitelli, avete 4 punti di vantaggio sugli rivali, Salvi ce lo dice da chi dovete guardare, Gianluca Gambini che conosce bene il girone B, quindi la C4 per vincere il campionato se la dovrà vedere. Ma io sono d'accordo con Pino, sì certo, perché devono guardarsi solo da loro, ma questa è una squadra importante, giocatori che hanno fatto anche le categorie superiori, quindi sento poi la società, c'è un buon entusiasmo e credo che l'entusiasmo, giocatori adeguati, chi in attacco c'è Camillo, c'è Cola, c'è giocatori insomma Fondi, Cimoli, molto per bravo. Fondi e Cola, perché Cola l'ha lasciato andare alla C4 e non l'hai portato a Nani? Ma perché hanno fatto una scelta così, non c'è avuto lui in realtà, perché io l'avrei voluto portare a Nani, non lo sa, però diciamo problemi personali, quello che abbiamo parlato insieme, insomma, ecco. Altrimenti l'avrei preso, perché lo stimo molto come giocatore, un giocatore qualità, fa gol, tiene l'attacco, un giocatore che avrebbe fatto molto bene nella piazza di Nani, secondo me. Ma Giuliano, una coppia Gesuele Cola come la vedresti di davanti? Perché Pippo Petterini già ha iniziato, insomma, la pre-trasmissione chiacchierata con Felice Pesci. Bene. Sì, molto bene. Deve guardarsi già la C4? Ma credo che... Senti, viene il prometano, normalmente è una partita fortissima, no? Per esempio, le prime. Sì, però ovviamente conosco un po'... Cioè, loro... Non è l'ambizione magari di vincere il campionato, assolutamente, quindi sono partiti bene, però nonostante che ci hanno avuto molti infortuni, è una squadra molto noi domenica, molto magistrale, è riuscita a fare anche dei punti. E il San Venazzo invece? Il San Venazzo è una di quelle che il Terniese, credo che il Terniese sia una di quelle squadre che voglia fare bene, si è attrezzata per fare bene. Vuoi vincere la classifica a marcatori, Felice? Guarda, io non tiro i rigori, quindi penso che ora dovrei iniziare, perché Manni domenica scorsa ha parato, oggi Angeli parato, tra l'altro Bazzucchi para rigori, perché sì, portiere delle guardie. Però di solito se non segni rigori è difficile. Non è vero, un anno io all'Orvegano con Bagnato, l'anno che abbiamo vinto l'eccellenza, certo, ho fatto 25 gol, neanche un rigore. Certo, se c'è la squadra 7 volte più forte degli altri. Ecco, già polemica, non accennate una rissa qua in studio, eh? No, c'è Gianluca in mezzo, ok, ce la vediamo lì con Gianluca. Se devi vincere la classifica marcatori devi guardarti da Braccalenti, a quota 6 c'è Valori, a quota 5 Valori che è andato in gol anche oggi nel 4-0 dell'Ama contro la Fortitudo Assisi Subasio, che ci andiamo a vedere nel servizio di Alessio Romanelli. Zanelli e Cineschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzioni in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, copertore di abitazioni,
tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cante 1B, Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Il Lama non sbaglia e cala il poker contro l'Assisi su Basio. Bartolcini, Bartolucci, Lanni e Valori firmano il largo successo dei bianconeri, che si portano così al terzo posto della classifica con 14 punti, a meno 10 della capolista Orvietana e a meno 4 dalla Narnese seconda. Lama, che fin dai primi minuti prende in mano la partita e trova il gol del vantaggio dopo soltanto 4 giri di orologio, con la bella giocata di Bernicchi che smarca Volpi. Il suo cross viene addomesticato da Bartolcini, che poi spacca la porta e firma l'1-0. I locali sfiorano il raddoppio all'ottavo, quando sul cross di Benedetti il colpo di testa di Landi finisce sul palo alla destra di Guerra. Al 16° cambio di gioco millimetrico di Morvidoni, assist di Bartolcini per Bartolucci, che spara alto di poco. La reazione dell'Assisi su Basio è affidata all'acuto di Ibrahim Dieng, che crea apprensioni in area alla Marina, ma poi il suo sinistro finisce sul fondo. Sul finire di primo tempo ci prova ancora Bartolucci, questa volta col mancino che termina alto. Si va quindi all'intervallo con il Lama avanti 1-0 sulle Assisi su Basio. Non cambia il copione della partita nella ripresa. Al 55° assist di Landi per Bartolucci, che prima evita l'intervento di Morosi e poi batte Guerra mettendo dentro il gol del 2-0. Lama che mette la partita in ghiaccio al 57°, quando sul cross dalla destra di Bartolcini Landi è bravo a girarsi e a battere Guerra col mancino. 3-0 e partita in discesa per i bianconeri. Gli ospiti si riaffacciano dalle parti di Migni al 62°, con Antonini che sull'assist di Bartocci non riesce da pochi passi a trovare la deviazione vincente. Nell'Ama entra Valori, che sfiora il gol al minuto 76, bravo Guerra a deviare la conclusione del 20 in corner. Valori che però ha l'occasione per rifarsi al minuto 84, quando per questo contatto tra Silveri e Mancini il signore Checcaglini di Perugia concede il calcio di rigore a favore dell'Ama. Da dischetto il numero 20 non sbaglia e fissa il risultato sul 4-0. Al 90° il Lama sfiora addirittura il quinto gol con questa conclusione di Volpi che si stampa sul palo, e allora finisce così al Porchi Laurenzi. Lama 4, Assisi su Basio 0. È stata una partita che abbiamo finalmente approcciato in maniera importante. Onestamente nel primo tempo ero un pochino preoccupato perché l'abbiamo chiuso 1-0, quando in realtà dovevamo magari aver fatto qualche gol in più. Anche perché poi questa è una squadra di Assisi su Basio che secondo me è molto giovane, ben allenata, e credo che abbia dei valori, secondo me arriverà all'obiettivo che si sono prefissati, perché hanno dei giovani veramente interessanti. Poi il secondo tempo in effetti ci hanno un pochino messo in difficoltà senza creare occasioni, e il 2-0 ovviamente, il 2-3-0 sono avvenuti in successione, poi ha spento ovviamente la partita. Però ci voleva una reazione, che ora dobbiamo continuare a proseguire a vincere e a fare un filotto, perché se le nostre ambizioni devono essere quelle di guardare in una, a steccarne una ogni tanto, anche se i motivi, tu che ci segui spesso, sai come sono avvenuti qualche punto. C'è tutto, c'è da fare una premessa, di dire ancora grazie a questi ragazzi che anche oggi hanno fatto la loro partita. Abbiamo giocato contro, secondo me, a mio modestissimo parere, la squadra più forte, presi singolarmente gli 11 giocatori della squadra, sicuramente più forte del campionato. E quindi c'è stata la partita del primo tempo 1-0, dove gli ultimi 20 minuti siamo stati anche un pochino più presenti in fase offensiva, non creando poco, però eravamo lì, ci abbiamo provato. Poi dopo il secondo gol ci ha tagliato le gambe una squadra come a loro, dove sono molto esperti, bravi, giocano bene, stanno bene in campo, e quindi poi dopo sulle ripartenze ci hanno fatto male. Ha ragione Pino Scattini, invece, negli 11 il Lama è la squadra più forte di tutti. Secondo me ci sono due o tre squadre con più forti? No, con valori più o meno allo stesso livello. Lama meno 10 dall'Orvietana capolista, più forte dell'Orvietana Lama negli 11, Giuliano? Ma forse l'Orvietana no, magari non posso dire. No, però anche perché Gianfranco Ciccone ti ascolta, no, ripeto. Lama è una squadra importante, secondo me è... alla lunga tirerà la sua, risalirà la classifica,
a me è piaciuta molto, una squadra di giocatori importanti, quindi verrà fuori. Basta guardare, credo, la formazione dei giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie D, sono giocatori importanti, Mallama come San Sepolcro, come il Castiglione che abbiamo giocato oggi, come l'Orvietana, come la Tardense, ci sono, ecco, sono diverse squadre che hanno un organico sui nastri di partenza, sicuramente credo che là e l'Elera, ovviamente credo che tutti avete poi scritto, no? Con il professor De Nicola, credo che l'Elera è su tutti, no? In tutta l'estate, poi veniva San Sepolcro e Lama, quindi queste sono le tre squadre su cui con anche con ragione, perché hanno fatto un buon mercato, hanno fatto un mercato importante per poter lottare e vincere il campionato. Come si nasconde Gianluca? Voglio anche rispondere a questa cosa. Noi, e invece Fabio Conchita ha sempre detto è una squadra da scoprire, no, la Milanese assolutamente, cioè, la Milanese che partita con obiettivi importanti, allora, io anche voglio... il presidente, anche Marco Sabatina, sì. Sempre. Poi voi avete una politica, i 97 vostri sono vecchioni, perché... Però io voglio spiegare questa cosa, perché io e te all'ultimo articolo non ci siamo ben capiti, e quindi voglio spiegare questa situazione, la voglio, ce l'ho sulla punta. Sicuramente la Narnese non si tira indietro, come lo sta dimostrando, no? E ho detto, detto a te, noi vogliamo vincere tutte le partite, perché credo che tutte le squadre vogliono vincere tutte le partite. Però perché come arriva la Narnese a questo campionato? Arriva la Narnese come? Con una rosa che il mercato che è stato fatto tramite, tranne Colangelo che è il 97, Alibaldi che ha 27 anni, il resto della Narnese ha comprato Gaggiotti 2002, Moro 2002, Agostini 2003, Filipponi 2000, ha fatto un mercato giovane. Allora, per vincere i campionati sicuramente è un conto che compri anche giocatori esperti che hanno fatto categorie superiori che possono avere, quindi noi ci siamo, non ci andiamo indietro, perché i giocatori esperti, bravi, grandi, già ce l'abbiamo, come ho detto, Bagnato, Condame, però ce l'avevamo anche gli altri anni questi giocatori, quindi noi abbiamo fatto un progetto che 20 giocatori di questa rossa su 25, 20 su 30, facciamo la rossa è composta da 30 giocatori, sono ragazzi che vanno dal 96 al 2004, quindi noi vogliamo vincere tutte le partite, ci piacerebbe vincere il campionato come piace a tutte le squadre, però stiamo puntando anche a un progetto futuro, un progetto della società. Ha fatto delle cose più importanti, molto importanti, come tu sai, no? Sul piano anche dell'impiantistica. Piano dell'impiantistica, ma dopo 50 anni, prima di diventare giovanile, è diventato adesso un settore giovanile unico. Era 50 anni, che a Narni c'erano due società, prima l'Eletto Carbonium, poi è diventata Narnia. Oggi, da quest'anno, anno zero, per la prima volta, la Narnese può vantare un settore giovanile completo, composto da 200 ragazzi, poi una società importante, perché quindi Garofoli, Valenti, Ceccarelli, Proietti, Marco, sono un gruppo di imprenditori importanti che sono riusciti, oltre all'affiliazione alla Ternana, ma c'è una cosa che è importante per giocare a calcio, secondo me, prima di dire primi, secondi, terzi, è solo che noi oggi abbiamo 4 impianti sportivi, tutto impianti, sì, impianti importanti, parlo del San Paolo di Nannescalo, parlo del San Girolamo, parlo del Sant'Anfio e parlo del Sant'Anna. Quindi diciamo, noi sì, il campionato ci piace battere l'Orvietana, ci piace arrivare lì, però credo che dobbiamo dare merito a una società che si sta muovendo a livelli importanti. Rispondimi sinceramente, lo dirà anche a Giuliano, però se il mercato è sempre aperto, però sì, fino al 5 novembre, poi dal 1 dicembre si riapre, sarà aperto fino alla fine del mese di dicembre, sì. Se serve un giocatore importante per fare il salto, o anche due, la Narnese li prende al di là dell'età, di là anche la categoria superiore? Assolutamente sì, Garofoli ne ha lasciato un segno in bianco. Oh, perfetto. Giuliano, c'è l'assegno in bianco di Roberto Piagioli? Ma noi veramente sicuramente ci serve uno o due giocatori, che reparto? Ma non perché ci servono per allungare la rosa, sì.
Però credo che da qui fino all'apertura del dicembre, del mercato del 1° dicembre, non arriverà nessuno, credo. Anche perché il girone d'andata si chiude alla 1° di dicembre, non è mai successo, il campionato è iniziato presto. Quindi Pippo Peterini porta Gesù dalla C4 già a dicembre. Scusa un attimo, sì. No, voglio rassicurare il presidente, sto scherzando. Anche tu, di Paolo Zoppio, Marco Bianconi. Meglio la C4 o meglio la Ibiza? Aspettate, meglio la C4. Siamo già a sentire. Bella vittoria oggi importante, anche quella del Ponte Valle Ceppi, che sale in quartieri alti della classifica, lo fa battendo 4-2 il Bastia. Vediamo come nel servizio di Giuseppe Cecco. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare supereroi. Ottava giornata in eccellenza Umbra da Giuliano Borgioni di Ponte Valle Ceppi. La formazione di Lisarelli tenta di portare a casa la terza vittoria consecutiva contro una formazione di tutto rispetto come il Bastia. Stesso riunione di marcia per entrambe le formazioni nelle ultime due giornate, due vittorie consecutive. La cronaca ci racconta che nel minuto 7 il Ponte Valle Ceppi passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da De Iuris, sul quale Alunni respinge con i pugni sul palo e la palla finisce in rete. Replica ancora il padrone di casa al 14°, quando dalla sinistra Urbanelli la mette col conteggio sulla destra di buona volontà, ma la conclusione va fuori dallo specchio della porta. 3 minuti più tardi invece Urbanelli a indovinare lo specchio della porta dopo il calcio d'angolo battuto sempre da De Iuris per il 2-0. Sono solo i padroni di casa a rendersi pericolosi, come al 30°, quando ancora uno scatenato De Iuris entra prepotentemente in area e mette in apprensione Alunni con un diagonale che va fuori di pochissimo. La prima reazione del Bastia è al minuto 33, quando Stigliati si vede deviare in calcio d'angolo un calcio di rigore con palla in movimento. Si salva così l'estremo difensore Cucchiaro. Ma quello che si vede in campo è una Ponte Valle Ceppi in grande spolvero, tanto che alla 39° porta tra le marcature con Polidoro, bravo a raccogliere l'appoggio di Urbanelli, e per il classe 2001 è troppo facile indovinare l'angolino basso alla sinistra di Alunni. Veramente poco quello che Bastia è riuscito a far vedere nei primi 45 minuti. Un primo tempo perfetto invece quello degli uomini di Lisarelli, che hanno messo in cantiere tutto quello che c'è da capitalizzare. Non cambia la musica nella ripresa, è il Ponte Valle Ceppi al 48°, che colpisce un legno sulla conclusione dai 16 metri di Procacco sulla quarta respinta della difesa del Bastia. Un minuto più tardi, alla 49°, il Ponte Valle Ceppi porta 4 rimarcature con Giuliacci tra le moltissime proteste del Bastia per una dubbia posizione della centrale della formazione di Lisarelli, ma che l'arbitro, dopo un breve consulto con l'assistente, convalida. Una gara da tante emozioni, alla 50° c'è la reazione del Bastia che corre le distanze con Omoria. All'80° una buona occasione del Bastia è ancora con Stirati, che da buona posizione spreca clamorosamente. Non spreca invece il calcio piazzato dai 20 metri da Cecchini, direttamente da calcio di punizione nel minuto 84. Bella la potenza balistica del numero 10 del Bastia, è il 4-2. Gara che poi va a chiudersi con questo risultato e dove il Bastia si ferma con la sua striscia positiva e dove per il Ponte Valle Ceppi questa è la terza vittoria consecutiva. Amministrare questo gioco non funziona bene la cosa. Io faccio i complimenti ragazzi perché hanno fatto un primo tempo incredibile, di intensità, sono riusciti a raddoppiare costantemente gli avversari, abbiamo creato oltre ai 3 gol anche tantissime altre occasioni. Quello che vi ho detto dal primo secondo tempo era comunque sarebbe stato un peccato dover andare insomma a disperdere tutto quello che di buono era stato fatto. Allora sicuramente hanno fatto bene, faccio i complimenti insomma perché comunque hanno gestito bene la gara. Noi purtroppo abbiamo preso 2 gol dopo 20 minuti insomma, abbiamo preso in mano un olio, ci hanno sicuramente creato dei problemi a livello mentale perché comunque abbiamo preso un gol su punizione evitabilissimo e dopo 10 minuti sembra
da piazzato, abbiamo preso il gol su calcio d'angolo, siamo andati sotto subito 2-0 praticamente senza accorgersene, e praticamente poi è stato difficile cercare di rimettere in piedi la partita. Terza vittoria di fila per il Ponte Valle Ceppi, che felice aggancia il Massa Martana, quota 13, Ponte Valle Ceppi che può recitare che vuole da qui in avanti. Vediamo mercoledì, giochiamo con... Senti, il Rezzarelli vuole sapere se rientra oppure no. Ma vediamo, non so, sinceramente. Speriamo di sì, ma bisogna vedere. Se c'è un rigore chi lo calcia, diglielo, non so. Ci organizziamo, dai, vediamo. In settimana, quindi in questi due giorni lavorerete principalmente sui tiri di danni. Avete perso quanti punti complessivamente? Considerando che domenica scorsa abbiamo con l'Eller abbiamo sbagliato il rigore al 73esimo, così, e oggi abbiamo sbagliato il rigore al 5-6 minuto, magari si poteva aprire la partita, su potenziali 5 punti. Forse dovrebbero dire che a Branca Narnese e Orvietana sono state molto fortunate, vero Giuliano? Ma io quando io l'ho detto, cioè nel senso a Branca è un campo difficile e lì abbiamo buttato dei 3 punti pesantissimi, per me valgono 6, ma io già l'avevo detto fine della partita. Narnese è fortunata a Branca, Giuliano? Se posso dire, cioè fortunata, la Narnese è una Narnese che ha fatto la sua partita contro una bella squadra come Branca, perché è un campo molto difficile, concordo che sono 3 punti che sono 6, però fortunata no, è stata una bella partita perché Branca è una bella squadra e è difficilissimo portare via i punti da Branca, e quindi sicuramente può essere un risultato aperto, però insomma è stata una bella partita. Intanto con la vittoria di oggi di un ritrovato Emanuele Francioni, il Branca aggancia il terzo posto, sale a quota 14. Allora noi ci vediamo come è arrivato l'1-0 del Branca contro la Lucato nel servizio di Ubaldo Cricchi. Tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Il gol di Francione allo scadere consente al Branca di battere un Ducato Spoleto al termine di una partita equilibrata e non particolarmente spettacolare. La Ducato si affaccia da pochi minuti alle parti della Pazia, ma per vedere la prima conclusione bisogna attendere la transizione di Vispa al 22esimo minuto. Alla mezz'ora è ancora il numero 10 del Branca a rendersi pericoloso, ma Carsetti blocca in tuffo. 2 minuti dopo reagisce la Ducato, ma il tentativo di Nicola viene deviato dalla retroguardia Cupino. La conclusione alta di Francioni chiude un primo tempo caratterizzato da un gioco troppo spezzettato. La ripresa si apre con la punizione di Francesco Ammenti, parata dalla Pazzo senza difficoltà. Al decimo protesta la Ducato con un intervento sul suo numero 9. Al 13esimo la migliore occasione per gli ospiti, con il cross di Mosconi e la deviazione aerea di Gianluca Ammenti. Al 20esimo minuto doppia occasione per il Branca, con Carsetti che è bravo a chiudere su Monacelli e poi con Brevi che devia la ribattuta di Bettelli prima che l'azione venisse fermata per fuori gioco. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa spingono, si rendono pericolosi con Giambi e Cacciamani, si risulta in corner battuto dalla destra. Al 37esimo minuto ci prova Francioni di testa. Al 40esimo minuto anche il Branca che lo riguarda con un fallo di mano di Mosconi in area, ma l'arbitro lascia correre. Al 43esimo minuto arriva l'episodio che decide la partita. Punizione di Giambi, Francioni svetta in area e deposita in fondo al sacco. Finisce 1-0 con i giocatori che possono tornare sotto la curva a festeggiare con i loro tifosi. Vale tanto perché era una partita bloccata dove loro hanno pensato più a difendersi nella loro metà campo. Noi siamo stati bravi a non perdere la testa e nel finale una vittoria, 3 punti meritati, meritati che ci danno morale per continuare la nostra corsa. La descrivo come una partita super equilibrata dove diciamo le due squadre non hanno concluso in porta molte volte, credo anzi che l'unica conclusione in porta sia stata quella del 90esimo del loro gol, secondo me viziata sia da fuori gioco che da un fallo sul mio difensore.
Usciamo comunque a testa alta da Branca. Branca, ottima squadra, bellissimi, bei giocatori, però come ho detto adesso ragazzi negli spogliatoi, li ho invitati a tenere la testa alta perché abbiamo fatto secondo me una grandissima partita in un campo difficile dove soffriranno tutti. Grazie. È partito il disco mix subito dopo la vittoria a Branca, anche sotto l'intervista di Marco Passeri. Felice Gesuele, se no è interessato la curva, la messa a Branca. Ti è piaciuta? Ti hanno caricato visto che domenica andrete, quindi rientri giusto giusto per Branca? Invece dove c'è un po' di casino. Abituato all'incendio a domenica. Quindi domenica arriva Gesuele a Branca. Pippo, non hai mai giocato a Branca? No, con Francioni sì, a Branca no. Cosa dice Emanuele Francioni? Fra l'altro, gol, gran gol, doppietta domenica alla Nestor, secondo gol di pregevole fattura. No, è un bravissimo ragazzo, quindi veramente eccezionale come ragazzo. Ce la vediamo questa sconfitta del Massa? Purtroppo sì. Andiamo a Luzzi allora. Il Guardo Casacastana, rivelazione di queste prime 8 giornate, batte anche il Massa Martana 1-0, lo fa con un gol di Lorenzini che ci andiamo a vedere nel servizio di Giorgio Poli. Spesso i cittadini e le imprese possono trovarsi di fronte alla richiesta di un pagamento superiore a quello dovuto. Durante la nostra lunga storia abbiamo aiutato migliaia di cittadini e di imprese a risolvere i loro problemi. Contatta Ufficio Emergenza Debiti e richiede una consulenza gratuita. Chiama ora il numero verde gratuito. Buongiorno, sono Michele, Ufficio Emergenza Debiti. Porteremo avanti la trattativa cercando di farle avere l'accordo migliore. Mi ha ridato il sorriso. Non si preoccupi, lasci fare a noi. 848 2060, scopri quello che possiamo fare per te. A Carlo Angelo Rossi di Guardo Latino si incontrano per l'ottava giornata del campionato di eccellenza il Gualdo Casacastada e il Massa Martana, due formazioni molto diverse con i padroni di casa che schierano molti under contro il Massa dei tanti esperti, ma in formazione rimaneggiata vista le ben 8 assenze tra gli altri Marco Angi e lo schierato Gesuele. Partita con il Massa subito in avanti ed ecco che al settimo Alessandro Angeli si invola sulla sinistra, viene affrontato dal numero 2 Balducci che subisce prima un tunnel, poi accorre il numero 5 Bartolini che stende il numro 11 Massetano senza spiegazione all'arbitro, indica il dischetto, è lo stesso Angeli ad andare al tiro, ma il numero 1 Valdese Bazzucchi para. Partita che si svolge per lo più a centrocampo con incursioni sporadiche da una parte e dall'altra senza però impicciare troppo i due portieri. Ancora Alessandro Angeli al 23esimo che sciupa così un assist di Manni. Al tiro 10 minuti più tardi anche Mignone, ma Bazzucchi para a terra. Massa Martana che ci prova continuamente, ma nel suo momento migliore arriva come spesso accade la doccia fredda al 36esimo. Rossi si procura una punizione da una decina di metri fuori dall'area, va alla battuta Lorentini che insacca alle spalle di Pernini. Gualdo Casacastada avanti 1-0. Ancora Massa sul finire del primo tempo con un cross di Mignone e l'incornata di Piantoni, palla però fuori e su questo tiro ancora di Mignone finisce il primo tempo. Nel secondo tempo il Massa ci prova in tutte le salse, all'ottavo è Manni da calcio piazzato, impensa lì le Bazzucchi che si salva così in angolo, al 21esimo Ferrante, poi al 29 ancora il portiere di casa a dire di no. Non ci sono state altre occasioni per entrambe le squadre in questo secondo tempo, con il Gualdo Casacastada che incassa il bottino completo grazie appunto alla punizione di Lorenzini. Scaramucci a fine gara e andiamo a ascoltare i due tecnici che analizzano la gara sicuramente in modo diverso. Oggi commentare una partita di questo tipo è veramente complicato perché alla mia squadra devo fare solo complimenti. Abbiamo dominato dal primo all'ultimo minuto, possesso palla, abbiamo fallito un rigore il primo tempo, ci sta stretto il pareggio, l'unico tiro in porta
del Gualdo è stata la punizione del gol, tra l'altro una punizione regalata dall'arbitro, perché è giusto per Noda dire anche questo. Faccio solo i complimenti ai miei giocatori, a chi ha giocato, perché tantissime assenze anche oggi. Andiamo avanti così, perché se giochiamo in questo modo ci toglieremo sicuramente delle soddisfazioni. Ma io devo dire che invece il primo tempo invece secondo me siamo partiti un pochino nervosi, però poi abbiamo cercato sempre di giocare, palla dietro, di uscire, una volta ci è riuscito pure bene, poi abbiamo trovato il gol su punizione. E questo che cosa comporta? Abbiamo affrontato innanzitutto un avversario molto difficile, un avversario fisico, di esperienza, e noi abbiamo paura di gestire il risultato. Chiaramente la squadra giovane si trova sul 1-0 e quindi pensa che è difficile magari portare in porto il risultato fino alla fine, quando c'è ancora 45 minuti da giocare. Poi il secondo tempo sì, abbiamo sofferto, devo dire, il secondo tempo abbiamo sofferto perché Massamartano ha cominciato a cercare queste palle lunghe verso gli esterni, da una parte e dall'altra del campo. Noi fisicamente abbiamo speso molto, questo ha comportato un abbassamento del baricentro di tutta la squadra, però alla fine va bene, le partite sono anche così, per noi sono minuti di esperienza, ogni partita ci fa crescere. E quindi ci vogliamo questo risultato, che è stato sofferto, merito ai ragazzi, meriti anche al Massamartano, che ha dimostrato di essere una squadra ostica e difficile da affrontare. Con chi ce l'avevi? No, dicevo, il portiere Lodo ha fatto un po' il fenomeno, se vuol dire. Dopo aver parato il rigore. No, quello bene, la parte tecnica, però c'è la parte comportamentale, che è diversa. Però dai, una partita che abbiamo visto tutti, insomma, hanno tirato una punizione, hanno fatto gol, basta, finito. C'è subito l'occasione per riscattarsi, però, perché mercoledì... Sì, infatti capitano queste partite, speriamo, ecco, abbiamo l'opportunità subito mercoledì, speriamo di recuperare la gente che oggi c'erano parecchi assenti, e vediamo. Adesso andiamo ad Ellera, perché è una vittoria importante quella della formazione di Zoran Luzzi. Perde ancora la Nestor, settima sconfitta in 8 partite. La società rinnova assolutamente la fiducia ad Andrea Montecucco, anzi, detta anche del presidente Rosati. Oggi abbiamo ricominciato a vedere la vera Nestor, abbiamo tante assenze, e dunque avanti così. Nestor si ultima in classifica per l'Ellera, una vera e propria boccata d'ossigeno firmata a Boldrini. A firmare invece il servizio per noi è Daniele Migliotti. Cielo plumbeo sopra le teste di Ellera e Nestor, autrici di una partenza di stagione alquanto negativa. Inizia la settimana con il programma tre turni, che potrà dire molto sul futuro delle due squadre. Ellera, in cui schieramento inizia a riprendere la fisionomia originale, passa di davanti assistito sulle fasce da Boldrini e Burra nel 4-3-3 iniziale allestito da Luzzi. Pennico e Fastellini invece costituiscono la coppia d'attacco della Nestor, che replica con il più classico 4-4-2, arbitra Pannacci di Perugia. Dopo 10 minuti di gran vociare in campo, sentore del nervosismo che alberga tra le due squadre, la Nestor apre l'ostilità, colpendo la traversa con D'Ambrosio su punizione di Giappicucci. L'Ellera dal canto suo prova a pescare i suoi attaccanti con palle lunghe, senza però mai produrre risultati apprezzabili. D'altro canto, alcune decisioni troppo permissive dell'arbitro scatenano le polemiche della panchina mascianese, a farne le spese col giallo l'accompagnatore della squadra. C'è da aspettare la mezz'ora per il primo sussulto dei locali, un buco di Ciurnelli dalla via all'azione che finisce con il tiro a giro di Bazzucchi, la cui mira difetta davvero di pochi centimetri. Crescono gli uomini di Luzzi nel finale della prima fazione.
Passeri lungo il tempo ai suoi mastini ed imbastisce per Boldrini, che non ha la freddezza necessaria. Tutta un'altra storia invece al 44esimo. La pressione crescente dell'Enera è concretizzata proprio da Boldrini. La giocata è sicuramente di alto valore per l'1-0 dell'Enera. Falsa riga nel primo tempo, la prima parte della ripresa. La Nestor appare in difficoltà ad imbastire una reazione. E questo tiro cross di Terrani al 18esimo, su cui Battistelli calcola davvero il limite della traiettoria, è l'unico periodo per i locali. Sull'altro fronte un invito aereo, un raccolto di Marconi e un sinistro alto di Boldrini in ripartenza sono le risposte dei biancazzurri. Nel frattempo Montecucco aveva cambiato la metà sinistra del centrocampo con Crocetti e Covarelli, ma la prima azione manovrata della sua Nestor arriva comunque da destra, cross di Nofri e testa di Fastellini, debole e centrale. La nervosa fase finale costa il rosso al tecnico dell'Alessandro Montecucco e una discesa in grande stile di Bazzucchi non è concretizzata con Pomidori, che si incarta sul più bello. L'espulsione nel recupero per doppio giallo del marcatore Boldrini chiude una partita in cui un non sempre convincente Pannacci ha dovuto faticare non poco a tenere sotto controllo. Cassa causa anche un comportamento dei calciatori non sempre collaborativo. Sì, abbiamo rischiato nel primo tempo sulla palla attiva, quattro destra, sicuramente abbiamo rischiato. Credo che era una partita non semplice per entrambe le squadre, tu giustamente bene tu, quando vieni magari da un periodo così così e fai fatica, anche se poi diciamo che nel secondo tempo siamo un po' sciolti, nel senso che abbiamo avuto anche, abbiamo creato anche delle occasioni sviluppando un po' più di gioco, questo sicuramente mi fa piacere soprattutto la concentrazione e l'attenzione dei ragazzi che hanno messo per tutta la partita e anche la volontà di cercare di giocare di più di quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Mi auguro che questa partita ci dia anche maggiore convinzione di noi stessi. Per concludere magari un altro lato positivo è che finalmente si può iniziare a vedere le 11 iniziali con cui era nato il progetto di questa stagione. Sì, questa diciamo, forse è la prima partita a parte l'ultima mezz'ora di ma San Martano dove abbiamo giocato con due bassi sotto vuoto, quindi abbiamo avuto l'opportunità di giocare con tre centrocampisti grandi e tre attaccanti. Io credo che tutte le squadre, quasi tutte, hanno un po' di problemi, noi ne abbiamo avuti sicuramente nella fase iniziale tante di queste problematiche, soprattutto a livello fisico, però credo che piano piano stiamo recuperando i giocatori e sono contento. Casa Nestor invece bocche cucite, non ha parlato nessuno a fine gara, che insomma un po' qualche recriminazione nei confronti del direttore di gara, però come detto piena fiducia a Montecucco, nonostante sia arrivata la settima sconfitta nelle prime otto. Davide Zanchi con la fascia da capitano non ti piace? Non mi nominare, mi rimangono gli incubi delle giocatrici a me. Stringi a coccia, sai, stringi a coccia, lunga fa. Relax, allora, se qualcuno scrive, anzi lo dico, la partita di Santa Maria e San Sepolcro con Zanchi vicino, speriamo che lo scrivi lui stesso. Tu hai esagerato, Pippo, da centrale uscivi, palla al piede per te e anche in pazienza, se perdiamo palla il gioco del calcio, devi buttarla sempre via. No. Cosa ti resta tuo compagno di squadra? Felice Pippo, tuo compagno ti perde la palla in uscita, vai. Ti prende in ciò davanti. Poi se cocciari ora andare rogo la finale. Con la sua base. Ma ho perso una palla di livello alla finale di off, ho preso un gol di amore. Cosa ti ha detto Massimo Cocciari? Che ma che diceva la cosa? Sto scivolando su tipo una toppa sintetica, mi sono su un indicatore. Giuro. Prendono la palla con 1-0, poi beve l'acqua. La toppa sintetica sul ricordo non è una delle cose più belle. Neanche Emiliano Ciò ci ha mai usato questa scusa quando ha sbagliato il suo. Sono caduto in mezzo al campo, rubare la palla, quello importa. Difensore centrale giocavo, ero l'ultimo. Tu non hai mai trovato l'irrigatore, un campo perfetto, tra l'altro, di bellissimo. Adesso andiamo invece a vedersi la vittoria del Sansepolcro. Anzi, vi dico una cosa. Enera a meno 14 dall'Orvietana, Sansepolcro a meno 12, sono ancora in corsa, lo tiro a te Gianluca. Allora, guarda, io ti parlo sinceramente, il campionato ancora davanti, io i voti
li faccio abbastanza bene, ci sono 78 punti, no, non so come l'allenatore studiato la matematica, 78 punti, ci sono 78 punti. Lascio a te la risposta, cioè secondo me è aperto a tutti il campionato, poi bisogna vedere, come dicevo anche a microfoni spenti, chi c'ha più fame di arrivare, chi c'ha più voglia, perché un conto è fare le squadre con i giocatori, è bravo quello, è bravo quell'altro, ha giocato in Serie C, in Serie B, in Serie A, cioè bisogna giocare in eccellenza, bisogna vedere gli stimoli che danno gli allenatori, i giocatori e quanta fame ci hanno da arrivare tutti quanti. Quindi per onore più bravo è stato Giuliano Ciotti, perché gli davanti a tutti, poi assolutamente ci riaggiorneremo, la mettiamo così, assolutamente, tanto quella di oggi la metto anche in vista Ciccone, però certo, e io metterei pure in vista Sabatini, adesso ci andiamo a vedere però quella del San Sepolcro, che è stata una vittoria importante perché l'Angelana stava vincendo 1-0, un debutto di Michele Deliberti sulla panchina giallorossa, invece è riuscita ad aggiudicarsi i tre punti la formazione di Davide Mezzanotti. Vediamo come nel servizio di Sandro Della Vela. I nostri prodotti ecosostenibili. IQ Total Look uomo e donna in un modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti e San Giustino, località Dogana. Ancora una sconfitta per l'Angelana del neotecnico Michele Riberti, che viene sconfitto in rimonta dalla Vivi Altotevere e San Sepolcro per 2-1. Ha detto la gara il signor Palombi, affiancato dai signori Mancini e Proietti, tutti di Terni. Partenza rapida degli ospiti che dopo un giro di lancette vanno alla conclusione complizi, palanca si allunga e mette in angolo. Ancora Vivi Altotevere e San Sepolcro, al minuto 12, punizione calciata da Croce per Arcaneni che da ottima posizione non inquadra la porta. Minuto 25, ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa con una punizione di Croce con palla che sfiora la traversa. Al 31esimo Angelani in avanti con un potente tiro di Ventani, Ranieri si salva in angolo. Al 35esimo ancora Angelana in avanti con De Santis che viene atterrato al limite dell'area da Lomarini ma ignorata dal direttore di gara tra le proteste generali. Al 43esimo Angelana vicino al gol con Tomassoni tutto solo davanti a Ranieri che si supera in angolo dal susseguente tiro dalla bandierina, il gran colpo di testa di Bulletta con palla appena fuori. Su questa azione termina il primo tempo. Grazie ai riflessi filmati di Roberto Casolari passiamo al commento della seconda frazione. Al 18esimo Angelani in avanti con un colpo di testa di Confessore e Ranieri che smanaccia la sfera e poco dopo un gran colpo di testa di Ameti con ancora Ranieri che respinge. Minuto 27 Angelani in vantaggio, angolo di Ventani con palla al centro, corta respinta della difesa, la gran botta al volo di Campagnacci con palla nell'angolo dove Ranieri nulla può fare. Palla al centro e dopo due minuti perviene alla pareggio, punizione dalla destra con palla al centro dove interviene il neo entrato Mariotti che fa 1-1. Clamoroso alla 90esimo al Michelli con la palanca che ritarda il rinvio, ne interviene Braccini e mette dentro tra la delusione generale dei tifosi giallorossi e tutto dal Michelli. Ribadisco il risultato finale. Angelana 1, Vivi Altotevere e San Sepolcro 2, ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Sandro Della Vedova in uno studio. E so che questa squadra ci sta mettendo tanto cuore, penso che sia importante perché oggi è una partita difficile, c'era il vento, non bella da parte di tutte le parti e tutti noi abbiamo provato comunque a far male all'altra squadra e sono contento, una squadra molto molto giovane in campo, sono contento perché poi un pizzico magari no? Anche di buona sorte siamo riusciti a vincere la partita e faccio complimenti ai ragazzi e sono scrivente l'altro. Non è che ci stanno tante parole da dire. Penso che i ragazzi, io ho fatto un plauso perché comunque hanno fatto una partita ottima, praticamente non abbiamo mai subito un tiro in porta. E dopo il vantaggio anche io pensavo almeno di portare a casa almeno un pareggio. Purtroppo è stato questo infortunio del portiere, sono cose che capitano e andiamo avanti perché comunque la reazione c'è stata contro una squadra accreditata e quindi altre parole da dire non.
adesso non ce l'ho proprio. A telecamere spente, cosa dicevi Pippo adesso? Di banca? Sì. Buttala via. E cosa ti ha detto Felice? Ma Felice di giocare a calcio, proprio la situazione, no? Vuoi giocare, scuola tua, tutta gente che... Ma allora pensa prima quello che dovevi fare. Tutta gente che ha giocato con te, messaggio per il capitano Pippo Petterini. Non mi toccare Davidone Zanchi, anche se qualche volta ci voleva un po' troppo stretti. Grande Pippo, firmato, giocatore che conosce bene Gianluca Gambini, Leonardo Pinzani. Pinzani, lo stavo per dire, Pinzo, stavo per dire. Poi dopo ho detto, vabbè, magari non ti scrivo. Il grande Pinzo. Chiedi a Pippo se si ricorda ogni quanti minuti beveva Rizzani. No, allora, posso dare un 30 secondi? Praticamente, pre-gara il mister sempre, Bocciari, parliamo sempre del rolo sì. Ci parla della squadra avversaria, gli abbiamo fatto non so chi la relazione giustamente, e i due terzini ci descrivono, cioè i due terzini che hanno gamba non bevono mai nel senso, cioè noi cioè, non beve mai, capito? Questi non è che ti ha detto poi qualcos'altro, non bevono mai. Speriamo che Rizzani terzino del ruolo, quindi infatti la terzina non beveva mai. Chiudiamo l'eccellenza, poi andiamo in promozione con la vittoria del Castel del Piano, cioè un mancinelli di bomber, sarà 4 in classifica marcatori da centrocampista rosso-blu dopo una tripletta d'autore, ha già arrivato un gol a 3 punti nello scontro diretto contro l'Olimpia Tirus, che ci racconta Emanuele Luna con le riprese e montaggio di Roberto Brasile. Si pensava un psicologo dello sport come colui che curava un disturbo o un problema legato alla performance. Adesso invece la missione della psicologia dello sport è quella di migliorare al massimo le potenzialità degli sportivi. Con il neurofeedback possiamo migliorare la capacità coordinativa in modo evidente. Osservando la sostanza motoria vengono attivati i cosiddetti neuroni specchio. La ripetizione motoria del gesto aumenta lo stato di endorfina che appoggia in esso. L'esecuzione del gesto diventa così più rapida e precisa. Castel del Piano e Olimpia Tirus si affrontano al Menicucci in una gara che mette in palio punti pesanti in zona salvezza. Locali nel tradizionale completo rosso-blu, Temani e maglia celeste, arbitra Gallo di Bologna. La nostra sintesi comincia al 12° con un'occasione per il Castel del Piano, corner di Paradisi, colpo di testa di Menchetti, palla al lato della porta di 40. Ancora locale insidiosi al 25° con un tiro da fuori di Paradisi, mira imprecisa e spera che termina larga. Si fa vedere anche l'Olimpia Tirus 3 minuti dopo, al 28° ci prova De Vivo con una punizione da oltre 30 metri, traiettoria insidiosa che costringe Tamburini all'intervento in angolo. Sul finire del tempo due buone occasioni, una per parte, al 44° l'Olimpia Tirus pericolosa con un cross di Leonardi e Dita che da pochi metri manca incredibilmente lo specchio della porta mandando fuori di testa. Un minuto dopo tocca al Castel del Piano avere l'opportunità del vantaggio, ma il tiro di Buffi viene deviato in allungo da 40 e su questa azione si chiude la prima frazione di gioco. Le riprese di Roberto Forasiepe ci portano al secondo tempo e al gran gol di Mancinelli che dopo nemmeno 2 minuti dal fischio d'inizio porta avanti il Castel del Piano con un calcio di punizione magistrale, parabola perfetta sopra la barriera e nulla da fare per 40. Castel del Piano dunque in vantaggio e per Mancinelli è il 4° gol in campionato. L'allenatore dell'Olimpia Suboni corre ai ripari fuori Santarelli dentro Tramontano per cercare di dare più peso all'attacco ternano, ma è ancora il Castel del Piano a sfiorare il gol all'11°, cross del solito Paradisi dalla sinistra e Condito rischia un clamoroso autogol centrando il piano a traversa. Ed è ancora la traversa a salvare gli ospiti 5 minuti dopo, cross stavolta di Mercus, colpo di testa di Buffi e la palla sbatte nuovamente sul legno. È il momento migliore dei padroni di casa, che al 20° si rendono ancora pericolosi. Mancinelli ci riprova da fuori, stavolta a 40, risponde presente e manda in corner. L'Olimpia rischia anche al minuto 27, cross di Paradisi, colpo di testa del neo entrato Gbale, palla fuori di poco.
Nei minuti finali la pressione dei padroni di casa si smorza e i Terrani hanno due ghiotte occasioni per riportare il risultato in parità. Al 32esimo il tiro cross di Tramontano fa la barba al palo e al 43esimo ancora Tramontano pericoloso, ma la sua conclusione finisce nuovamente fuori seppur di poco. È l'ultima occasione di una partita sonnacchiosa nel primo tempo, ma decisamente più vivace nella ripresa. Vittoria importantissima per il Castel del Piano, che sale a quota 10 in classifica. L'Olimpiadicus resta invece ferma a quota 5. Era lo secondo diretto, lo sapevamo, e è stata una vittoria molto molto importante. Devo dire bravi ragazzi, perché hanno saputo soffrire nel finale quando c'era da soffrire. E nel primo tempo abbiamo avuto pazienza, loro sapevamo che sono venuti qua con si fermano 4-4-1-1 e sono davanti, però si fermano 4-4 molto bene, c'erano pochi linee di passaggio, siamo andati bene sugli esterni, sono stati della ripresa, e dopo un primo tempo in cui poche occasioni, però siamo stati bene in campo, nel secondo il gol, devo fare complimenti a Mancinelli che ha fatto anche oggi un grandissimo gol. Dopo il gol abbiamo avuto 3-4 occasioni in cui le potevamo chiudere e non è stato così, però la squadra finale ha saputo soffrire e tenendo molto, molto bene il campo, quindi vittoria importante. Evidentemente Mancinelli ce l'aveva noi, perché l'anno scorso uguale la prima partita ce l'ha fatto su punizione, lo sapevamo, d'altra parte il calcio piazzato ci ha dato bene 1-0. Forse, no, senza forse, il primo tempo magari proprio sullo scadere c'era anche un rigore per noi, perché la palla la prese nettamente con le mani, soltanto che purtroppo abbiamo anche un po' sto fatto che siamo all'Olimpia e quindi nulla ci viene regalato, però ci piacerebbe sinceramente anche quello che ci spetta ci sia dato, tutto qua. Vedi la differenza, Giuliano, fatto con Mattia Pazzi, tu hai giocato, anzi diresti che lui ha giocato con te, però Biserna, camicia bianca, Mattia Pazzi aveva due maglie termiche sotto il giacchino, differenza sta tutta qui, tu sei convinto a Pippo che Biserna tiene lo stesso abbigliamento anche mercoledì? Ti mando la foto. Ok, allora ci sarà domanda. Ci guardiamo al prossimo turno dell'eccellenza prima di scendere in promozione. Sfide dedicate su tutti i big match, chiuderemo con il pronostico, eccolo qua, perfetto Roberto, dovrà in regia, Bastia San Sisto, Ducato Lama, Elena Branca, Fortitudo Assisi, Subasio Castiglione del Lago, Massa Martana, Ponte Valdeceppi, Nestor Angelano, Nepetir, Sguardo, Casa Castanda, Orvietana, Narnese, San Sepolcro, Castel del Piano. Adesso scendiamo in promozione, girone A, perché è un girone davvero molto bello, avvincente, lo guida il Tavernelle, ci guardiamo tutti firmati, quattro servizi delle prime in classifica. Iniziamo dal Pierantonio che vince in rimonta contro il Sercinardi sotto 2-1. Nel finale arriva un 3-2 che regala 3 punti d'oro alla formazione di Bruni. Servizio per noi di Luca Bianchi con riprese e montaggio di Mario Sacchetti. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca-lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di curiosità. Tanti del regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare supereroi. Ci pensa Diego Pulidori con un gol nei minuti di recupero a dare un calcio alla crisi. Il Pierantonio torna alla vittoria, non accadeva dal 29 settembre nel turno infrasettimanale sul campo del Montone e riprende la corsa. Per il Selci, fino a ieri migliore difesa del campionato, la doccia freggia arrivava nei minuti di recupero al termine di una buona partita. Qualche novità rispetto alle formazioni annunciate, mister Bruni del Pierantonio preferiva il 2002 Alini a Fiorucci, schierando dall'inizio Farrucu e regalando in panchina Simone Mortaro non in perfette condizioni fisiche. Dall'altra parte del Selcinardi, Selvaggi e Pier Gentili sono le due punte con Bambini e Poggini in mezzo a fare la linea. Pronti via e al quarto si faceva vivo subito del Pierantonio, azione orchestrata. Portava il tiro Missaglia, buon compagni, non aveva problemi per bloccare il tiro troppo telefonato. I minuti iniziali erano del Pierantonio, ma era
Daniele Selci a passare in vantaggio, proprio all'ottavo minuto. Mocini, contrastato, non riusciva a rilanciare il pallone che carambolava sui piedi selvaggi, che a tu per tu con Zandrini non ne sbagliava l'occasione. Selci in vantaggio, Pierantonio a rincorrere le squadre di casa, che trovava però il pari al quarto d'ora. C'era un cross di Missaia, centro-area, Farrucu non arrivava, e quando Mocini provava la deviazione veniva sbilanciato per Verelli di Foligno, era calcio di rigore, dal dischetto calciava Fani, Buoncompagni intuiva e respingeva, però palla ancora al numero 4 del Pierantonio, e questa volta Fani non sbagliava il diagonale del pareggio. Neanche il tempo di esultare per il Pierantonio, che il Selci Nardi però ripassava nuovamente in vantaggio. C'erano due calci d'angolo di fila. Nel secondo Bambini metteva la palla direttamente in porta, Zandrini era coperto da una mischia creatasi davanti alla sua zona, e quando respingeva la palla, secondo l'arbitro e il suo assistente, la palla aveva superato la linea di porta per il nuovo vantaggio del Selci Nardi al 23esimo. Doccia fredda quindi per il Pierantonio, che appena batteva per il centro aveva l'occasione per pareggiare. C'era un cross dalla sinistra di Pilleri, migliore in campo, colpo di testa di Farrucu solo solito davanti a Buoncompagni, palla alta sulla traversa. Era questa l'ultimazione degna di note di un primo tempo abbastanza bruttino. La ripresa iniziava con il Pierantonio diverso dalla metà campo del Selci, ma contro la migliore difesa del campionato la squadra di Bruno aveva inizialmente qualche problema per trovare i sbocchi. All'ottavo si apriva una mischia pericolosa davanti a Buoncompagni, quella difesa ospite che riusciva a liberare. Un minuto dopo siamo a nono, colpo di testa di Fanini successivo a calcio d'angolo, palla che sorvolava di poco la traversa. Al 14esimo il Pierantonio trova il pareggio sul traversino di Pilleri. Cantalamessa interveniva in maniera scomposta toccando la palla con le mani, stavolta Fanini dagli 11 metri trasformava la massima posizione mandando il pallone da una parte e il portiere dall'altra. Il Pierantonio continuava a fare la sua partita, Missaia su posizione faceva correre i brividi a Buoncompagni al 23esimo. Poco dopo però subito un'altra azione pericolosa con Polidori che dalla lunga distanza provava la conclusione, ma la palla terminava alta sulla traversa. Un minuto dopo si faceva vivo anche il Selci Nardi con Pier Gentili di vicinissimo alla rete, il suo tiro a giro terminava di poco a lato, eravamo al 33esimo, quindi il gol vittoria nei minuti di recupero, lancio dalle retrovie, Berardi toccava la palla quel tanto che bastava per la corrente Polidori che non ne sbagliava l'appuntamento, siglando il gol vittoria. Giacomo Bruni, complimenti per la vittoria, in attesa di recuperare qualche effettivo. Intanto oggi Diego Polidori ha fatto la differenza. Ma Diego Polidori ha fatto la differenza perché ha fatto il gol vittoria alla fine, quindi è normale che ha fatto un gol importantissimo. Ma la differenza secondo me l'ha fatta la testa dei ragazzi e il cuore, perché non ci nascondiamo, abbiamo vissuto un paio di settimane un pochino complicate perché i risultati non sono arrivati e forse neanche le prestazioni. Io oggi ai ragazzi e anche questa settimana ho chiesto più che altro la prestazione di carattere, di testa e di giocare la partita, e ci abbiamo creduto fino alla fine ribaltando la partita e conquistando la vittoria fondamentale, perché non ci dimentichiamo che il Selci secondo me in questo momento è la squadra che sta meglio, è la squadra che gioca meglio, è la squadra che ha molto passo, e quindi la temevamo questa partita sinceramente. Mister Marinelli, fino ad oggi migliore difesa, poi questi tre gol, ma ci sarebbe molto da dire la prestazione della sua squadra, perché oggi avete tenuto testa al Pierantonio. Sì, diciamo che oggi è stata una partita secondo me gagliarda, no? Nel senso che comunque ci sono state tutte le caratteristiche di una partita tra due squadre di alta classifica. Loro secondo me insieme al Ventinella sono la squadra candidata alla vittoria finale. Ti dispiace per come è maturata la sconfitta, per soprattutto non tanto il gol preso alla fine, che è stata una bella azione individuale, quanto per i due rigori presi con un po' di ingenuità che secondo me andrebbero un attimino anche rivisti.
Del Pierantonio grandi firme invece Giuliano cosa ci dici? Parliamo solo avanti, facciamo dei nomi, ne sa di ammortare, Fanini ha già fatto doppietta. Per la vittoria del campionato, poi chiaramente sono 3-4 squadre che si lotteranno fino alla fine. Campionato difficile, dura. Cavenelle 16, Ventinella 14, Pierantonio 11, poi Marra, Pontevecchio 10. Adesso noi ci vediamo la vittoria del Ventinella nell'anticipo di ieri, l'1-0 contro il Montone. Mercoledì sarà super sfida fra Tavernelle capolista e Ventinella seconda in classifica. Intanto andiamo a Ragni in soccorso di Maggio, lo facciamo con Alessio Anselmi e Leonardo Cesaroni. Tra i misteri del bosco, la terra costruisce un tesoro. Giuliano il suo canerò del bosco segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano tartufi. All'Amberto Ragni soccorso, il Ventinella porta a casa il bottino con una vittoria in misura. La difesa nella ripresa con una gol alla facile alla rezzo di Shea. Montoni che ha più ripresa vicino al pareggio, ma la partita appare stregata e gli otti sono costretti ad andarsene con 0 punti. La prima occasione della gara arriva solo al 32esimo con 14 che sbaglia un appoggio e regala la sfera a Berrettoni, esterno ospite che prova a incrociare alla destra di Miccio, ma la sua conclusione esce larga sul fondo. Squadra di Borgo che scende in campo con tassi fra i pali, Mencagli, Boriosi, Grassini e Ghirelli a comporre il reparto arretrato, Faraoni e Berrettoni sulle fasce, Dellarina, Barbacci in cabina di regia, Cepodamo, Scarzalli, tandem d'attacco. 37esimo di gioco e ancora palla persa in disimpegno dal Ventinella, questa volta da Petti che la regala a Cepodomo che vede la porta e lascia partire un missile che schianta sulla traversa, sulla ribattuta va Scarzelli, Paramiccio ma l'attaccante ospite è in offside. Si divora il vantaggio il Montone al 43esimo di gioco, corner dalla destra, prolunga il difensore del Ventinella e palla che arriva sui piedi di Scarzelli che da due passi prova la girata ma la sfera esce abbondantemente sopra la traversa. Poi le riprese del montaggio di Leonardo Cesaroni, passiamo ai secondi 45, parte forte il Ventinella all'ottavo della ripresa, punizione di Pinazza che pesca al centro Catorti che la spizza ma la sua conclusione esce di poco sul fondo. Squadra di casa è segnata da Bisello Ragno con un 4-3-3 con Micio in porta, Morucci, Checchi, Catorci e Timbre in difesa, Pinazza, Montacci e De Luca in mezzo al campo, Catani, Cardinali e Petti, tridente d'attacco. E ancora Shea ad essere decisivo per il Ventinella. 20esimo minuto, grandi imbucate di Montacci per Catani che trova rimarchi il solito Shea che con un gol davvero 9 anticipa la parata di Tassi e sigla il suo terzo timbro stagionale. Vicinissimo al pareggio il Montone al 35esimo con il solito Ceppolomo che lascia partire un gran destro sul primo palo. Oggi gli ospiti però sembrano abbonati ai legni, la sua conclusione infatti colpisce ancora il palo. Si porta momentaneamente in testa il Ventinella in attesa del match di domani fra Pievese e Tavernelle, Montone che rimane invece inchiodato a 6 punti. Nicola Shea, quest'anno il Ventinella è Manotti, sei il giocatore decisivo della squadra. Diciamo insomma abbiamo vinto, l'importante è che la squadra porta a casa i 3 punti e poi chi segna insomma è rilevante. Sicuramente però è importante la tua età essere già 3 volte sul tabellino. Beh, quella sì, è un'emozione insomma, è bello essere insomma tra i marcatori e sapere di essere decisivo, però l'importante è che la squadra porti a casa i 3 punti e che andiamo avanti così. Renato Borgo, mister, oggi la squadra ha più riprese, è andata vicino al vantaggio al primo tempo e al pareggio nella ripresa, molta sfortuna, cos'altro è mancato alla squadra? Ma io penso, hai detto tutto tu, molta sfortuna quando una squadra va fuori casa, specialmente in casa di una corazzata come il Ventinella, e si permette di prendere 2-3 pali, una traversa, 2-3 occasioni fallite, penso che abbia fatto il suo. Dopo è normale, il calcio se sbagli tanti gol ti paga, loro ti punisce, scusa, loro sanno punito con un gol diciamo fortuito, però il calcio è questo. Io posso essere, a differenza delle altre partite, solo soddisfatto per quello che abbiamo espresso qui a Ventinella. Sceglie l'uomo in più di questo Ventinella lì a meno 2 dal Tavernelle, mercoledì scontro diretto. Tavernelle che è tornato sul mercato perché proprio ieri è stato ufficializzato Mattia Menichini. Pippo, che può dare una mano a questo Tavernelle? Beh sì, conoscendo le qualità, conoscendo lui soprattutto molto bene e la categoria logicamente dove Menichini andava. Ancora gioca, tu? Io no. Beato lui che ancora gioca. Si parlava prima, dico però su cosa. Tutti Taccucci classe 77. Stavamo facendo tutti i complimenti infatti. Sì. No? Cosa dicevi tu Giuliano? Beh, che ancora un po' di invidia c'avevamo. Sì, in effetti sì, perché ancora... Felice, tu cosa hai detto invece? No, io sono tornato con Marco, ho avuto il piacere di giocarci allo Sporting
quindi ci ho giocato contro spesso, è uno dei pochi con cui non litigo perché è una persona seria, quindi ad averlo saputo invitato, ecco. È un giocatore forte, io lo prenderei in qualsiasi squadra ancora adesso. E cioè è strano perché io ci ho giocato nel 2001, mo se non sbaglio, San Benciulo, San Benedetto, 2001 credo. Sì, era 2010. San Benedetto ci hanno mandato un messaggio prima importante perché oggi la San Benedettese ha perso 2-0 il derby con il Porto d'Ascoli allenato da Davide Ciampelli. Sì. Facciamo alle grandi 0-2 tra l'altro. 0-2, sì. Napolano Battista sta facendo un lavoro straordinario. Seguito così. Davide al Porto d'Ascoli, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Davide che è tornato in panchina dopo la tragedia che l'ha coinvolto in estate, gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo di cuore, facciamo un po' tutti il tifo per il suo Porto d'Ascoli. Fra l'altro c'è uno staff di Fernate, il vice Bogliari, collaboratore tecnico Andrea Brizzi. Derby sentitissimo. No, sentitissimo forse non è stato. Sì, per loro giocato. Sì, per loro sì, per il Porto d'Ascoli. Forse, non so adesso parlo, ma sì. Potrebbe essere anche la prima volta che giocano contro. Sì, assolutamente, un quartiere contro San Benedetto. Contro San Benedetto, 0-2. Complimenti a Davide Ciampelli e ai suoi ragazzi. Torniamo in promozione, ci andiamo a vedere la capolista, Tavernelli, che batte 2-1 la Pievese. Giuliano, ti serve il tuo occhio, perché Lorenzo Cacciamano vuole assolutamente questo gol. Vediamo se il gol è di Montanucci o di Cacciamano. Pievese 1, Tavernelli 2, la partita ce la racconta Gabriele Pelliccia. Tavernelli spugna il comunale Baglioni di Città della Pieve, ritrovando la vetta del girone A di promozione. La squadra di Abenante gioca un primo tempo di qualità, condito da due gol, una ripresa di sofferenza, ma alla fine porta a casa i tre punti. Rammarico in casa pievese, soprattutto per un secondo tempo di grande spinta dei ragazzi di Saravalle, senza però riuscire a trovare il pari. Il tecnico pievese schiera Gaeta tra i pali, Aquilini e Morganti esterni, Capitan Canuti e Giovannini centrali di difesa, con Parretti, Saravalle, Montagnoli e Pavi a centrocampo, Ballone e Bonomini di punta. Luigi Abenante risponde con Faritti, numero 1, Orlandi e Tinarello sugli esterni, Faimi e Paciosi sulla linea della difesa, con Gobbini, Antonini, Arcioni a centrocampo, il tridente Cacciamano, Montanucci e Becciolotti. Il primo gol della partita è di Marca Pievese, cross di Montagnoli, Paciosi manca l'intervento e Ballone impegna severamente Faritti che si salva. La risposta degli ospiti su questa girata di Cacciamano, parata a terra da Gaeta. Ancora Pievese con l'incursione di Bonomini, provvidenziale la chiusura di Paciosi. Ma il Tavernelli in questa fase spinge di più, rischia il lavoro col Becciolotti quando c'entra l'incrocio dei pali su un tiro cross che sembrava innocuo. È il preludio al gol che arriva a sinistra, grande progressione di Montanucci che fa fuori Giovannini, entra in aria e sigla l'1-0 con un perfetto tocco sul primo palo. Ancora Tavernelli quando Gobbini ci prova con il sinistro debole para Gaeta. Al 35esimo arriva il raddoppio, punizione da 20 metri di Montanucci, la palla sbatte sulla traversa ed entra in porta, poi Cacciamano ribadisce in rete, ma il gol va segnato al numero 10, anche dalle immagini la palla sbatte al di là della linea di porta. La gara sembra già segnata, ma a riaprirla ci pensa il capitano Canuti che di testa incorna all'angolo dalla destra per il gol dell'1-2. Gol che arriva proprio in chiusura di tempo e che fa presagire ad una ripresa tutt'altro che scontata. Tavernelli in avvio, ancora pericoloso, spunto dell'imprendibile Becciolotti a destra, cross, errore di Faimi e Cacciamano ringrazia impegnando l'estremo Gaeta. Sulla ribattuta arriva poi Arcioni che spara fuori. Becciolotti pare avere una marcia in più, lo dimostra al decimo quando si accentra e conclude con il sinistro alto di un soffio. La Pievese risponde con Aquilini, destro dalla distanza, para a terra Faritti. Occasionissima poco dopo per il pareggio locale, l'azione nasce a destra con Bonomini, il pallone sembra un flipper in aria, schizza dalle parti di Fattorini e da due passi spara le stelle la palla nel pareggio. La Pievese non demorde e ci prova ancora con questo tiro cross ben parato da Faritti. È il momento di Menichini, chiamato da Abenante a sfruttare le occasioni in contropiede, proprio Menichini riceve a destra e conclude palla alta. Proteste nei locali per questo intervento di Vitali su Saravalle, l'arbitro ben appostato lascia proseguire.
Ancora Pievese con Parretti che si inserisce a sinistra, ma il tiro cross è deviato da Faritti. La squadra di Saravalle ci crede e va vicino al pari al 33esimo quando il tiro cross di Montagnoli sfila tutta l'area piccola e termina sul fondo. Il Tavernelli approfitta degli spazi ampi, la cede ai locali, in uno di questi si inserisce ancora Becciolotti che conclude Paragaeta. Occasionissima per chiudere il match, poco dopo sui piedi di Cacciamano che servito in profondità non riesce a trovare la porta, ostacolato dall'intervento di Canuti. L'ultimo sussulto della Pievese è questo lancio di pallone per Montagnoli che finisce giù in aria per l'arbitro e simulazione, ammonito. C'è ancora tempo per vedere un'altra occasione per Menichini che si invola solo ma a salvare la porta ci pensa Gaeta. Termina così 2-1 per il Tavernelle. Abbiamo detto già la domenica scorsa, continueremo a dirlo sempre, noi dobbiamo affrontare in questo momento il campionato partita dopo partita, chiaramente ci fa piacere fare dei buoni risultati, farli anche qua in un campo difficilissimo contro un'ottima squadra, riuscire a fare il risultato qua è stato veramente importante anche perché ho visto un bel secondo tempo della Pievese che ci ha messo alle corde. E, però ripeto, partita dopo partita senza adesso fare proclami, è chiaro che non posso nascondere che abbiamo una buona rosa con degli elementi importanti, però il campionato è lungo e gli avversari sono tanto agguerriti quanto lo saremo noi tutte le domeniche, quindi ancora molto lunga, andiamo avanti così. Non ce l'abbiamo fatta, ma mi sento di dire che questo gruppo forse meritava sicuramente di più. È un gruppo collaborativo fin dal primo di agosto, da quando abbiamo cominciato la preparazione, grandi, meno grandi. Siamo stati in partita fino alla fine e non ce l'abbiamo fatta. Bravo i Tavernelli, complimenti a loro, però devo dire che i nostri ragazzi veramente stanno dando delle grandi soddisfazioni, in questo senso. Giocatori del posto in questo, anche la Pievese è un esempio, tolto Balloni, tutti i giocatori città della Pieve e dintorni nel raggio di 20 km, però avevamo lanciato il servizio con un dubbio. Allora, Gesuele Cioci da attaccanti, il gol di chi è? Punizione Montano, ci palla sulla traversa, sbatte sulla linea di porta, Cacciamano, gol dell'ex, gol di Cacciamano di Montanucci, Giuliano? Allora, per come ho visto il gol è di Cacciamano perché l'arbitro, per me il gol era entrato sulla punizione, però l'arbitro non ha dato il gol, quindi automaticamente il gol. Felice? Perché il primo a notarla è stata chi? Pippo Petterini, perché tu avresti voluto assolutamente il gol calciando la punizione, giusto? No, io non ce la facevo a tirare così forte. Detto questo, per me è gol sulla punizione, però l'arbitro non ha dato il gol, quindi esatto. Se non c'era l'altro che faceva gol stavano ancora cioè meno. Cacciamano, gol dell'ex, 7 gol in 6 partite per Lorenzo Cacciamano. Ora arriva anche Menichini in avanti, l'hai redarguito perché era lì, voleva che segnasse. Segna subito l'esordio. Cartellino giallo per te da parte di Marco Bianconi. Cosa? Fra i 77 c'è anche Fornetti. Giusto. Ma vabbè, cartellino giallo, beh. Però dai, ora 5 siamo. Arrivo io in soccorso. Parlavamo solo di giocatori di eccellenza, giusto? Marco, che era limitato all'eccellenza. Ultima gara di promozione che ci vediamo, la vittoria del Casa del Diavolo di Davide Baiocco che batte 2-1 il Piccione, proteste dei padroni di casa, vediamo come è arrivato questo successo del Rossolo. Zanelli e Cineschi, dal 1978 Movimento Terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara in via Cante 1B. Zanelli e Cineschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Torna alla vittoria il Casa del Diavolo e lo fa all'ultimo tuffo di rigore contro un Piccione che incassa la quarta sconfitta consecutiva e recrimina per alcune decisioni arbitrali. Al Vipera finisce 2-1 per la formazione di Davide Baiocco che schiera 4 under dal primo minuto con Simoncelli in porta, Menegaldo, Tini, Antonini, Gaggiotti, Bottega, Mattia Pelliccia, Zanca, Burkut, Piras e Messineo. Sono addirittura 6 invece fuori quota scelti dal primo minuto dal tecnico Giordano Presciutti in casa Piccione, con Checcarelli in porta, poi Santanicchia, Andrea Lentini, Guasticchi, Andrea Presciutti, Nicola Lentini, Monsignori, Nucci, Palazzoni, Pelliccia, eccetera.
La prima palla gol la costruisce il Casa del Diavolo dopo 6 minuti, quando il classe 2004 Piras trova l'imbucata per Messineo, che manca il controllo giusto a tu per tu con Ceccarelli. Il piccione si affaccia dalle parti di Simoncelli al minuto 23, quando Monsignore viene murato da un grande intervento del portiere ospite. 6 minuti dopo i padroni di casa chiedono un penalty per questo tocco in area di mano, ma l'arbitro Arcese di Perugia lascia correre fra le proteste. Nel finale di tempo è il solito Mattia Pelliccia a provare ad accendere i diavoli su punizione, ma che Ceccarelli respinge e Lentini allontana, mandando le squadre all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il piccione ci prova subito con Guasticchi, che non inquadra lo specchio su azione d'angolo. I due tecnici pescano in panchina e il Casa del Diavolo la sblocca al 69esimo, quando Mattia Pelliccia stacca tutto solo sul secondo palo, firmando l'1-0 rossoblù. Primo gol e abbraccio con Baiocco. Il piccione si getta in avanti alla disperata ricerca del pari, che arriva in pieno recupero al 91esimo, quando Nucci pesca il neo entrato Allegrucci, che calcia di prima intenzione, fornendo di fatto un assist per Andrea Lentini, che da due passi non sbaglia, siglando l'1-1. Il pari sembra insomma ormai cosa fatta, e invece palla al centro e sul ribaltamento di fronte l'arbitro Arcese assegna un calcio di rigore che manda su tutte le fure i padroni di casa. Santanicchia affronta così Antonini e spalla alla porta. Il capitano del Casa del Diavolo finisce giù e Arcese indica il dischetto fra le proteste. Dagli 11 metri Mattia Pelliccia non sbaglia, doppietta personale e il nuovo sorpasso è servito. Prima del triplice fischio il mattatore dell'incontro Mattia Pelliccia rimedia il secondo giallo che gli vale l'espulsione. Rosso anche per il neo entrato Angelucci, in un finale di gara convulso che fa sorridere solo il Casa del Diavolo. Partita strana, finita in maniera toccambolesca. Credo che in questo periodo insomma non ci vadano le cose molto bene, e credo che comunque il peggiore in campo sia stato l'arbitro. Ha diretto in maniera insomma molto, come dire, molto parziale. Mi dispiace per questo, perché loro comunque sono una bella squadra, noi siamo una bella squadra, però dovrebbero avere un pochettino più di rispetto nei confronti di chi gioca in campo. La squadra oggi abbia meritato la vittoria, è una partita difficile, secondo me troppe polemiche che dovremmo eliminare, perché si dovrebbe più pensare a giocare a calcio che a fare polemica fuori. Davide Baiocco, grande giocatore di panel, ci dicevi Pippo. Non ho mai giocato contro, però me l'hanno detto, sì. Hai avuto questa, ti è arrivata voce, eh? Girava, sì, esatto. Dacci conferma Davide, proviamo una sfida allora con Dai. Pippo, che abbiamo scoperto il ginocchio a grande tenuta nel padel e... Per ora, mo questa è una cosa clamorosa, gioco domani sera, questa è una cosa clamorosa. Esatto, vai. Cioè, ti scrive Leonardo Bazzucchi, portiere del Gualdo Casa Castalda, accusandoti di insulti razzisti. No, io volevo dire solo che io sono napoletano e è 20 anni che ricevo insulti razzisti. Non so come posso essere io ad aver insultato lui a livello di razzismo, anche perché non posso essere razzista, essendo napoletano. Facciamola così, la chiudiamo qua, se no facciamo intervenire Marco Taccucci a farvi a fare da paciente. Con piacere. Andiamo in Serie D, siamo addirittura all'arrivo, ci vediamo lo 0-0 tra Cannara e Pianese, a un buon punto per la formazione di Ezio Brevi contro una delle squadre più attrezzate del girone. La partita ce la racconta Francesco Miliani. Cannara non va oltre il pareggio contro la Pianese davanti al pubblico dello Spoletini in una gara equilibrata che ha visto le due formazioni farsi pericolose da entrambe le parti. Brevi conferma il 3-5-2 con Bococco titolare accanto ai soliti Bei e Moracci nella linea difensiva. Davanti invece torna titolare Samuele Faraghini accanto ad uno spumeggiante Daniele Vazzoffia. Bacci sceglie invece di schierare quattro uomini davanti a Vivoli, con Gagliardi e Folino centrali davanti all'ex Empoli, mentre davanti si affida al tridente composto da Cesario, Convitto e Palma. La prima occasione arriva al sesto minuto del Cannara. Bazzoffia, pescato dalla destra, prova ad incrociare con il sinistro, ma Vivoli si accascia e blocca a terra la conclusione del capitano rossoblù. Gli ospiti rispondono all'ottavo con Convitto, che porta palla e si accentra. Il tiro da fuori si stampa sul palo alla sinistra di Lori e ci vuole l'intervento di Mattia Bei per toglierlo dalla portata degli attaccanti bianconeri.
Al sedicesimo è ancora il Cannara a farsi vedere, provando a costruirsi la palla gol verticalizzando dal basso. Fondi prolunga il lancio su Bazzoffia, che si accentra e pesca De Santis. Il numero 7 mette in mezzo, ma Vivoli è superlativo e blocca il pallone diretto verso il centro dell'area piccola. Passa un quarto d'ora e i rossoblu ci vanno vicini ancora un'altra volta, con Fondi che calcia di controbalzo. Vivoli però risponde ancora presente con una croce quasi alla Neuer e respinge la conclusione. Il Cannara sembra farsi preferire, ma gli ospiti sono sempre in agguato. La seconda vera palla gol per i bianconeri è al 43esimo con Marino, che penetra e calcia a botta sicura verso la porta, ma si fa dire di no da uno spettacolare Gianfranco Lori. L'ultima mozione del primo tempo è in pieno recupero, quando De Santis calcia ad incrociare e si vede deviare la conclusione. Vivoli si supera e respinge il pallone, ma Bazzoffia, avventatosi sulla respinta, viene atterrato e non riesce a colpire. Tutto è regolare per l'Ipizzer, che mette il fischietto in bocca solo per decretare la fine dei primi 45 minuti. Riaperte le ostilità, al 14esimo è l'appena entrato Kondai a servire Ambrogio, che va sul fondo e crossa. La palla rimane lì e grazie a Lori e compagni, poi arriva tra i piedi convinto che ci prova da fuori, ma manca di molto la trasversale. La Pianese torna a farsi pericolosa al 28esimo, con Convitto che prova a calciare in porta direttamente da calcio di punizione. Sul capovolgimento di fronte il numero 7 rientra in gioco e viene servito da Bazzoffia, ma svirgola il pallone e non trova lo specchio della porta. Gli ospiti ci provano ancora su pallone attivo al 41esimo, stavolta con l'appena entrato Lepri, che si incarica di battere la punizione. Il pallone sembra destinato in porta, ma Gianclaudio Lori alza la manona di richiamo e dice no. Il vero match ball per gli ospiti arriva tre minuti dopo, ancora con Lepri, che ha la chance di battere Lori da dentro l'area di rigore. La conclusione del numero 17 sfiora però il palo alla sinistra del portiere marchigiano e grazie alla formazione di casa. Dall'altra parte Moracci prova ad inventarsi il gol del vantaggio servendo l'appena entrato Donati, ma Vivoli è ancora una volta bravissimo a disinnescare la conclusione del numero 20 e a bloccare il pallone. La gara termina sullo 0-0 e quindi pari a reti bianche tra Cannara e Pianese. Formazione ben messa in campo, oggi un pareggio importante con una squadra come la Pianese. Cosa le è piaciuto di più della sua formazione? È stata secondo me la partita perfetta per come si stava realizzando e purtroppo non sono arrivati i gol che per quanto prodotto non siamo riusciti a concretizzare, però abbiamo di fronte un avversario di tutto rispetto che in due occasioni poteva anche farci molto male, però devo fare i complimenti veramente alla squadra per l'intensità, per l'applicazione che hanno avuto e per la qualità del gioco, perché alla fine è stato anche piacevole vedere come sviluppavano geometrie e arrivavano alla conclusione. Quindi è stata una partita importante, confortante, e speriamo di mantenere lo stesso livello, se non questo livello, magari avvicinarci quando giochiamo fuori casa. No, siamo partiti bene, poi c'è stato questo infortunio, ho fatto il doppio cambio, però la squadra direi che ha fatto una buonissima gara, anzi se devo dire, insomma, se si giocava qualche minuto in più verso la fine abbiamo avuto due belle azioni da gol, abbiamo spinto bene, sono stati bravi i ragazzi che sono entrati, hanno creato molto e ci dispiace perché insomma se eravamo un po' più precisi nell'ultimo passaggio, gli ultimi due minuti abbiamo avuto due palle gol davanti al portiere, potevamo fare risultato pieno anche. La sensazione è che per le Umbre questo sia un campionato difficile, perché molto livellato per chi deve salvarsi, ossia l'Arezzo campionato a 6, c'è il San Donato che è lì, però vediamo anche domenica dopo domenica. Nel frattempo però, mentre scorrevano le immagini, abbiamo scoperto la nuova teoria di Pippo Petterini nel centrale della difesa a 3. Vai, no, parlavamo di Moracci. Sì, Moracci. Lei ci ho giocato insieme, conosco benissimo. No, dicevamo, c'ha un gran piede, effettivamente c'ha un gran piede. Io ho detto giocando a tre dietro, facendo quello staccato dietro, secondo me non va oltre i 100. Facevate i finti terzini sinistri? No, io giocavo l'anno che sarebbe una rotta in ginocchio, esatto. La quarta volta dopo 5 partite. Però lei una partita da esterno l'ha fatta, la fece quella, non paio lui, poche, sì, un paio. Grosse risate. Allora, se gioca con il cambio frequenzimetro non sale sopra. Va mai oltre 110, 15. E invece giocando a due. No, con i due centrali ci può stare che devi andare a coprire al terzino. Quindi cosa hai fatto ieri? Cosa hai chiesto al preparatore? Al nostro preparatore, sì. Devi far giocare qualche ragazzo con il cardiofrequenzimetro, quello con la canottierina dietro. Per vedere domani al campo ci alleniamo, vediamo i dati, poi ti mando tutto. No, per
vedere se puoi giocare. Ah, se posso ancora giocare, sì, ma il problema non è cardiaco. È articolare. Sconfitta che pesa invece quella del Trestina, perché arriva in piano recupero, l'aveva riagguantata la formazione di Pierotti. San Donato avanti con Russo, 7 gol in 4 partite per l'attaccante del San Donato, sta facendo un po' quello che ha fatto Ubaldi lo scorso anno a Cannara, pari di Essussi, nel finale spunta Marzierli, 2-1 per il San Donato al Casini. Vediamo come è maturata questa sconfitta del Trestina. Il servizio è di Giacomo Cavarai con ripresa e montaggio di Roberto Ragni. La quarta giornata del campionato di Serie D Girone ha visto di fronte al Casini di Trestina i locali di mister Pierotti in completo nero affrontare gli ospiti del San Donato Tavarnelle di mister Indiani in giallo. Ha diretto la partita il signor Peletti di Crema, assistenti i signori Velianciuk e Rossini. Inizia la partita e dal 5° minuto c'è un bel tiro di Borghi che Mazzoni blocca. La partita continua ad essere giocata a ritmi molto elevati, con continui cambi sul fronte d'attacco. Al 10° la punizione di Quebec finisce oltre la traversa. Al 16° Russo entra in area, la sua conclusione insidiosa viene deviata da Mazzoni, poi la difesa libera. Arriviamo al 25°, gran tiro di Carcani, Mazzoni respinge, Mazzierli poi ribadisce in rete, l'arbitro annulla per fuorigioco dell'autore del gol. La partita continua ad essere molto piacevole, con gli ospiti più propositivi in fase d'attacco. Arriviamo al 37°, un errore difensivo del Trestina favorisce gli ospiti e Russo realizza il gol per il vantaggio del San Donato Tavarnelle. Al 39°, Kribek tira da sottomisura, portiere ospite respinge con i piedi. Un bel primo tempo termina 1-0 per gli ospiti toscani. Con le riprese del montaggio di Roberto Ragni passiamo ad analizzare le fasi più interessanti della ripresa, che riparte con il Trestina che si propone in avanti. Gli ospiti alzano il baricentro, ma al 7° su cross di Kribek Essussi realizza il gol dell'1-1. Arriviamo al 13°, il cross di Kribek di nuovo viene deviato da Cardelli in fallo laterale. Iniziano le sostituzioni, il ritmo della gara non scende. Al 32°, Essussi conclude, il portiere ospite mette in angolo. 5 minuti dopo, al 37°, contropiede ospite, Mazzoni salva in uscita su Carcani, poi Casciagli viene espulso per fallo sullo stesso portiere, doppio giallo. Arriviamo al 43°, Mazzoni blocca a terra la bella conclusione di Regoli. 7 minuti di recupero concessi e dal 46°, Kribek spedisce alto a porta completamente sguarnita dall'interno dell'area piccola. Al 49°, su cross dalla destra, Mazzierli devia di testa portando a 2 le reti per gli ospiti toscani. Al 51°, fallo del nuovo entrato Xafa che viene espulso. E dal 52°, termina una gara bella e combattuta che vede il San Donato Tavarnelle battere il Trestina per 2-1. Mister Indiani, complimenti per la partita. Grazie, sì, sì, è stata una bellissima partita, superiore sicuramente al livello della Serie D, sicuramente. E il fatto del gol mangiato, gol subito? Sarebbe troppo riduttivo ridurre la partita. Io credo la mia squadra abbia meritato ampiamente la vittoria. Per 90 minuti fatti totalmente o quasi in attacco. Alla lunga e maggior merito averla vinta in inferiorità numerica, come la situazione mi si è verificata. Noi dall'inizio del campionato abbiamo fatto sempre questo, e riguardo anche ai balla dietro non mi sembra il nostro portiere abbia fatto degli interventi straordinari. Presidente Bambini, un tuo giudizio sulla partita?
Ma io credo una bellissima partita, che a prescindere dalla parte del risultato, che sicuramente ha sorriso loro, una bellissima partita, abbiamo assistito che se ne vedono poche in questi campi, bella, il Trestina si è fatto trovare pronto, sapevamo che arrivava un'ottima squadra, si è fatto trovare pronto perché è stata anche molto agonistica e su questo sono molto contento dell'approccio della nostra squadra perché era una partita difficile e alla fine penso che il pareggio era più giusto, però devo anche dire che ci siamo divorati sul recupero il vantaggio e sull'azione successiva abbiamo preso gol, questo è il bello del calcio. Comunque avanti su questa strada perché credo che oggi veramente abbiamo perso, ma abbiamo visto che il Trestina c'è. Mister, un tuo giudizio sulla partita? La partita sapevamo che affrontavamo una squadra forte sotto tutti i punti di vista, era la prima della classe perché comunque la classifica dice questo. Primo tempo è stato un primo tempo combattuto, sul nostro errore abbiamo preso l'ennesimo gol sul nostro errore, perché dispiace per quello, perché se subissimo delle azioni continue allora sì, ma è una cosa che ci battiamo tutti gli allenamenti e cerchiamo di correre. Minuti finali incredibili davvero, cioè, ribaltamento di fronte, gol del San Donato in 10 contro 11. Cosa hai detto Pippo di Paolo Indiani? Bravissimo, preparatissimo allenatore, uno dei migliori proprio a Foligno, perlomeno in quell'anno, secondo me preparatissimo. Perché durante la settimana? Preparava le partite tatticamente, comunque sia tecnicamente, anche situazioni di palla inattiva. E puntualmente la domenica si verificava quello che lui ci aveva detto comunque sia durante la settimana. Per me è preparatissimo. È arrivata oggi la prima vittoria del Tiferro, una vittoria molto importante perché conquistata fuori casa. Andiamo pure con le immagini che ci commentiamo da studio. 1-0 firmato dalla classe 2003 Ruggeri, un Tiferro che in queste prime tre domeniche aveva raccolto meno di quanto seminato, 3 punti in 3 partite. Oggi è arrivata una vittoria che porta la formazione di Gualtiero Machi a quota 6. Successo arrivato in terra laziale contro l'Uni Pomezia, fanalino di coda insieme a Foligno e a Flaminia con 1 punto dopo 4 giornate. Tiferno in campo con Aluigi Sensi, Avellini, Mariucci, Gorini, Gomes, Ruggeri, Culibali, Dorato, Calderini e Benedetti. Dall'altra parte l'Uni Pomezia prova a partire forte, la conclusione dalla distanza di Ramceschi controllata da Aluigi, fra l'altro fra i pali c'è Beccaceci, ex Orvietana, nell'Uni Pomezia. Il Tiferno che spinge nei primi minuti, come detto, un Tiferno che ha fornito sempre buone trame di gioco. Qui siamo nel finale di tempo, cross di Calderini dalla sinistra, stacca di testa più in alto di tutti il classe 2003 Ruggeri, che non è proprio un gigante ma che sceglie alla grande il tempo dello stacco. Terzo tempo come il miglior Petterini avrebbe fatto, Pippo, hai mai segnato di testa tu? Però allora la Giuliano Scioci, mettiamola così, insomma, perché Gesuele per te felice è troppo facile in quella maniera. Sì, Tiferno che continua comunque a spingere, la formazione di Machi va alla ricerca del raddoppio, raddoppio che non arriverà, le buone trame da parte della formazione biancorossa che sfiora qui il raddoppio, raddoppio lo trova anche in massalza la bandierina dell'assistente. È un successo importante questo oggi, con questi risultati il Tiferno è la prima fra le Umbre, pare abbiamo detto del Cannara, resta battuta in casa dalla San Donato, KO che pesa quello del Foligno a Gavorrano. Nel finale ci prova ancora l'unico mezzo, ma di fatto a Luigi non viene impensierito quell'ultima azione e poi torniamo in studio. Ottima uscita da parte del portiere classe 2002 che tornava oggi titolare. È una vittoria molto molto importante per la formazione di Gualtiero Machi. Chiudiamo con 18° servizio, la sconfitta, pardon, del Foligno in casa del Follonica Gavorrano, successo per l'11 di Marco Bonura che si impone 3-0. Che succederà ora a Foligno? Intanto andiamo a vedere come è arrivata la vittoria dei toscani. Fino a qualche tempo fa si pensava allo psicologo dello sport come colui che ora ha un disturbo o un problema legato alla performance. Adesso invece la missione della psicologia dello sport è quella di migliorare al massimo le potenzialità degli sportivi. Con il neurofeedback possiamo migliorare la capacità coordinativa in modo evidente. Osservando la sequenza motoria vengono attivati i cosiddetti neuroni specchio. La
ripetizione motore del gesto aumenta lo stato di mirina che appoggia gli assoli. L'esecuzione del gesto diventa così più rapida e precisa. Almansevisi Mattini, quarta giornata del girone di Serie D, 4-3-3 per il Follonica Gavolan, 4-3-1-2 per il Foligno, arbitra lo spezzino Matteo Mori. Il match si accende già al dodicesimo quando gli umbri battono un calcio di punizione con Peluso. L'occasione si trasforma però velocemente in un contropiede per la squadra di casa, che Giustarini finalizza in gol al culmine dell'azione, Follonica Gavolan 1, Foligno 0. Passano appena 3 minuti che i maremani battono un calcio d'angolo con lo Sico, Coccia di professione terzino sale dalla difesa ed è pronto al tocco decisivo in rete in direzione della porta avversaria con un calcio da 2 con 1-0 quando scocca il 15° minuto. Al 39° ancora su corner battuto dallo Sico Ampollini, anche lui sentito dalla difesa da rima forte ai compagni, chiama la deviazione ancora in angolo il portiere avversario Polignate. La prima frazione di gioco in pratica finisce qui, al rientro in campo nel Foligno non c'è più Chiavazzo, al suo posto Valentini, ed è proprio il nuovo entrato a scoccare al 47° verso la porta del Follonica Gavolano, il primo vero tiro del Foligno di tutta la partita. Sul capovolgimento di fronte è quindi Mugelli a fallire per la squadra maremana, un'occasione propizia, tu per tu con il portiere avversario. Comincia intanto la girandola delle sostituzioni che porta nel Follonica Gavolan Berardi, Rosati e Fontana a rilevare Trovate, Mugelli e Tascini. Al 67° i tifosi del Follonica Gavolan protestano per questa trattenuta ai danni di Giustarini, che a propria volta era stato messo in moto dallo stesso Rosati, l'arbitro lascia correre. 4 minuti dopo nelle fila del Foligno, dentro Mercuri e Olivia al posto di Belli e Amadio, poi sono i padroni di casa a cambiare Arduini con Rosini. All'80° un fallo su Fontana permette allo Sico di battere un calcio di punizione secondo schema, palla a Rosati, che confeziona la rete del 3-0 per il Follonica Gavolan. La partita va in archivio di lì a poco, senza altre grandi emozioni aggiuntive. Tipo di Foligno, che mi dici? No, che dispiace perché, ma ripeto, stavamo parlando ora di perdere a Gavolan, ci sta, nel senso, mi auguro per Bonura che saranno tante le squadre che perdono a Gavolan, insomma, perché ci può stare, magari per come sono maturate le partite precedenti, quella di domenica soprattutto, ma anche la sconfitta, quella con Monte Spaccato era al 94°. Quelli magari per una squadra che si è salvata possono, anche se mancano altre partite, ma sono punti che poi possono pesare. Considerando poi che ora dopo questa trasferta va ad Arezzo domenica. Complimenti al mio ex alunno Gianluca. Record mio 25 vittorie con allievi capitello sulle 25 gare, firmato il maestro. Il maestro. Chi è? Luigi Bucciarelli, che è stato molto molto aperto, che è una persona fantastica. È stato un bravo maestro, ma anche un bravo maestro sia all'elementare che anche nel calcio, che ancora si trova a Campidiero da tantissimi anni, quindi lo abbraccio forte. Giuliano, ma Roberto De Giorgi, il presidente con l'Evincio, che davvero questa sera. Ma noi, diciamo, quando ci siamo partiti, non è che il presidente ci ha chiesto di vincere il campionato. Voleva alzare un po' di elasticità, nel senso di arrivare almeno nelle prime 4-5 per poter fare i playoff. Poi è chiaro, ora siamo primi, stare lì è bello, è gustoso, penso anche per il presidente. E chiaramente, appunto, se c'è da fare magari un ulteriore sforzo a dicembre per completare la rosa, sicuramente lo fai, non si tira indietro. Credo chiunque presidente, se ti viene bene vincere un campionato lo vinci, non è che si può tirare indietro, quindi assolutamente lui non si tira indietro. Cioè, una volta quando volevi vincere l'eccellenza compravi Cioci, oggi se vuoi vincere l'eccellenza chi devi comprare? Come attaccante, Shaq. Calcio d'angolo, questo è alla Pippo Peterini con una sola che fa la rotaggio di testa e l'hai messa lì. Allora chiudiamo così.
Mercoledì c'è Orvietana-Narnese, che può valere una buona fetta di campionato. Saremo in onda giovedì alle 21 sul canale 112, tutti i gol del mercoledì di Eccellenza e Promozione, poi torneremo domenica sul canale 12 alle ore 19.45, potete seguirci anche in diretta Facebook sulle pagine TEF Channel Eccellenza Calcio ed anche su YouTube, la grande novità da domenica scorsa sul canale TEF Channel. Pronostico secco, Pippo è felice. Orvietana Narnese mercoledì ore 17 al Muzzi, finisce quanto? Pronostico secco e marcatore, vai. 1-1. Narnese bagnato. Il secondo gol consecutivo, ok. Narnese bagnato e Orvietana? Orvietana sciacca, dai. Orvietana sciacca, 1-1. Pippo, vai, tu che sei il re di pronostico. No, io sì. Per riaprire il campionato dico 2. 2, quindi vince la Narnese, ok. Sì, che no, risultato secco? 0-1. 0-1, marcatore della Narnese, chi può assegnare? In amici di Lucia, Lorenzo Raggi c'è ancora? Sì. Lo conosco, abbiamo già giocato, pensa con quanti ho giocato, pensa quanti anni ho. Cioè, questo vuol dire riposo appositamente per allora 0-1 Raggi su punizione. 0-1 Raggi su punizione, una punizione alla Petterini, la mettiamo così. Facciamo, salutiamo Gianluca, anche facciamo un grande in bocca al lupo a Matteo Silveri. Come no, Matteo, un grandissimo in bocca al lupo, perché l'infortunio dovuto domenica contro il Gualdo, purtroppo siamo tutti appesi agli esiti che i dottori ci dovranno dare, sembrerebbe che potrebbe fare un intervento chirurgico al crociato e quindi è stato sfortunato, ma soprattutto insomma, è stato questo infortunio che non ci voleva per Matteo e per la Narnese, perché conosciamo tutti i valori di Matteo. Speriamo che non sia niente di grave, se poi dovesse essere un crociato. Guarda, Matteo, l'ha fatto anche Pippo, no. Poi dopo il crociato. No, no, non lo fatti tre io. Dopo l'ultimo crociato ha vinto 5 campionati, quindi insomma può essere. Però vedo vicino a Matteo, che ovviamente anche a un altro ragazzo che purtroppo quest'anno è iniziato così la stagione, a Filippo Agostino, un ragazzo molto bravo, volenteroso, un attaccante che noi ci crediamo molto, che ha già fatto, si è operato al crociato anche lui in amichevole precampionato, ha già fatto il. Abbiamo pagato con un ulteriore crociato, quindi anche a Filippo un augurio di pronta guarigione e di rivederlo presto in campo. Un grandissimo in bocca al lupo. Grazie davvero. Siete stati con noi 18 servizi, serie di eccellenza e promozione. Torniamo giovedì ore 21, canale 112. Grazie, in bocca al lupo a Felice Gesuele. Grazie. Torni domenica a Branca allora, Torno a hai visto insomma c'è la Max lì che ti aspetta, promettici che ora poi farai il bravo però. Ma se guardi le ultime partite da quando iniziare il campionato sono fatte il bravo. Promesso. Sono cresciuto. Grazie, in bocca al lupo a Gianluca Gambini. Fermi lupo. Aiutato a sciogliere la tensione in vista di mercoledì. Sì, sì, speriamo che sia lei giovedì. Neanche i testi scaramantici dall'alto dei suoi 360 gol e la pressione scivola via. Ma siamo amici, apposta ci facciamo Giuliano Sciocchi, che ha scritto pagine importanti della storia della Narnese, fra l'altro. Insomma, assolutamente, c'è sempre da tutti i tifosi, ancora sono nato, quindi Giuliano è stato un arnese di adozione, no? Quindi, ecco, quindi. E mercoledì sarà davvero una gran bella sfida. Complimenti innanzitutto Giuliano, perché avete scritto una pagina di storia. Complimenti anche a te, perché battuta a parte ha fatto un gran lavoro nel tuo ruolo, i risultati stanno lì a dimostrarlo. Queste prime 8, così come i risultati finora danno ragione a Pippo Petterini. Facciamo complimenti anche a te, perché la squadra è capolista solitaria del girone B di promozione, ma il bello viene adesso. Noi ci ritroviamo giovedì canale 112 ore 21, domenica 19.45 come sempre con speciali direttati.